Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, vieni per mezzo della potentissima intercessione della tua amatissima sposa, Maria Immacolata. Vieni Spirito Santo in mezzo a noi con la tua luce, con la tua forza, con la tua chiarezza, con la tua sapienza. Vieni a compiere e a continuare il lavoro che tu hai iniziato in noi. Vieni a espandere, confermare le tue verità, il regno della divina volontà, affinché possa regnare come in cielo così in terra, possa regnare in noi come regna in Dio. Ti ringraziamo, Padre Celeste, Padre Eterno, Padre Creatore. Ti amiamo Figlio Redentore, Figlio Glorificatore, nostro Signore Gesù Cristo. Ti invochiamo, Spirito Santo. Ti ringraziamo, nostra Madre Santissima. Resta con noi e chiediamo la presenza, anche se sono già qui, di tutti gli angeli, i santi, e in primis di Mammina Luisa, la piccola figlia della Divina Volontà, che dovunque si parla di volontà divina, per nessuna ragione, in cielo e in terra, vorrebbero essere assenti e non partecipare a questo atto. Recitiamo insieme un Padre nostro per disporci a pregare e a meditare insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Penso che magari, non so, tutti qui presenti, questo è un questionario, tutti noi qui presenti hanno già sentito parlare di questa Luisa Piccarreta, più o meno, qualche volta. Quindi tutti abbiamo avuto questo primo incontro, no? Con questo strumento nelle mani di Dio, che, come dicevamo stamattina con Pietro, è il prototipo, è il modello di una santità, della santità divina che Gesù vuole dare a tutti noi. Allora, con questo modo di vedere le cose, secondo gli scritti di Luisa, vogliamo tuffarci in questo mare per prendere un po' di goccioline. Potremmo parlare in tanti modi diversi, usare tantissimi esempi. Anche Gesù ha scritto 36 volumi e quanti ancora. L'eternità non ci basterà per prendere appieno queste verità. Allora ci tuffiamo in questo mare e vogliamo innanzitutto entrare nella Divina Volontà. Abbiamo mai sentito parlare insieme negli scritti di Luisa dell'atto preventivo? Alzata di mano. Atto preventivo, sì. Come dire, previene, viene prima. Allora, siccome siamo dei piccoletti, no? Soprattutto io, ignorantella, dicevo ieri a Cava dei Tirreni, il mio più grande desiderio umano in questo momento, ve lo confesso, è quello di stare seduta lì, zitta zitta ed ascoltare. Però dove c'è il gusto umano difficilmente c'è il gusto divino. Allora, che si parli, che si ascolti, che si stia seduti in piedi, che si sia malati, sani, eccetera eccetera, facciamo scorrere in tutto la divina volontà e chiamiamo Gesù ad essere il protagonista, a spezzare per noi questo pane di questa parola divina, della divina volontà. E quindi questo costituisce adesso per lui l'atto preventivo. Cioè, Gesù,
non importa quanto ci stanchiamo, se sbadigliamo, se capiamo, se non capiamo, io decido e confermo che tutto debba scorrere nella tua divina volontà, per cui tu sei l'attore e lo spettatore in me. Con questo preveniamo tutto. Chiudiamo come se fosse un tasso di sconto, lo anticipiamo ad adesso. Tutto è già chiuso nella divina volontà. Qui ci mettiamo al sicuro. Poi ripeteremo quest'atto di fusione, quest'atto di entrata nella divina volontà molte volte nel corso di questa giornata, perché è l'atto più importante della nostra vita, perché vorremmo mai fare altro atto. Allora, per i fratelli e le sorelle che erano presenti ieri, magari adesso, all'inizio di questa mattinata, ascolteranno un po' cose simili rispetto a ieri. Però, siccome il ripetere sempre giova, allora ci affidiamo al Signore e pensiamo che magari Lui voglia rinnovare queste verità e farci, per coloro che le hanno già ascoltate ieri, fare un passo avanti, approfondirle un pochino di più. Per chi le ascolta per la prima volta, me compresa, ci mettiamo e le assaporiamo insieme. Allora, pensavo, no, di parlare dal pensare, iniziare dal concetto di regno, perché si parla di questo regno della divina volontà. Allora, chi non ha mai sentito dice, ma che è sto regno adesso? Io pensavo che il regno di Dio, dice, già in mezzo a voi, è venuto. Dice, di che parla adesso? D'altro canto, sembra che ci sia questa dicotomia anche nelle scritture. Ovviamente non c'è, ma umanamente come conciliamo il fatto che Gesù dice il regno di Dio è in mezzo a voi, è dentro di voi. E poi nella preghiera, unica preghiera che lui ha insegnato, la preghiera di tutti i conforti e di tutte le petizioni, il Padre nostro, lui ci insegna a dire, e lo diciamo da 2000 anni, venga il tuo regno. Allora Gesù, il tuo regno ci sta o deve venire? Sta dentro di me o lo devo ancora ricevere? Ecco, allora diciamo pure che in un regno ci sono tre elementi. C'è un re, qui credo che non ci siano dubbi, il re è nostro Padre, Figlio e Spirito Santo, Dio Creatore, Dio Redentore, Dio Santificatore. E noi siamo il popolo, una espressione tanto cara nella Chiesa, il popolo santo di Dio, no? Lo sentiamo tante volte, siamo il popolo santo di Dio, il popolo da essere santificato. E poi c'è un terzo elemento, ed è quello su cui noi ci andremo a focalizzare, che ci risolverà questa apparente dicotomia di che il regno c'è o deve venire. Allora, il regno c'è, ma come regna? Come regna la divina volontà? Qual è l'insieme delle relazioni con cui il re manifesta o applica la sua volontà presso il suo popolo? Anche nella nostra storia storietta di monarchie, repubbliche, varie forme di governo, c'è un re, un popolo, e c'è anche un regime. Cioè, come regna il re? Come regna il re? Qual è l'ordinamento di questo regno? Lo chiamiamo per comodità regime, senza darmi un'accezione negativa, positiva, l'insieme delle relazioni che legano il re al popolo. Ecco, abbiamo fatto ieri l'esempio della creazione, per esempio. Dio Padre Creatore è il re di tutto il creato, è il creatore. Il popolo di questo regno della creazione è ogni cosa creata, il cielo, la luna, le stelle, i fiori, tutto ciò che c'è. Infatti si parla di regno minerale, regno vegetale, regno animale, un regno. Il re è Dio creatore, il popolo sono tutte le cose create. Allora qual è l'ordinamento che regola, le relazioni che regola la volontà del re rispetto a questo popolo di cose create? Quale regime ha stabilito il re? Nella creazione, li conosciamo, le leggi naturali, no? Allora, il regime della divina volontà nella creazione si chiama legge naturale.
la gravità, la termodinamica, la fisica, l'accelerazione gravitazionale, tutte queste cose qui, alcune le conosciamo, alcune non le conosciamo. Allora, già cominciamo a capire che la divina volontà sempre regna, come fa a non regnare, ma come regna? Allora, con questo regime delle leggi naturali nella creazione. Passiamo per esempio all'Antico Testamento. Antico Testamento ai tempi di Mosè, no? Come regnava la divina volontà? Qual era il regno della divina volontà? Qual era il regime di questo regno? Che cosa si sapeva di questa divina volontà? Nella creazione, più che altro, occhio che occhio, dente per dente. Tutto obbedisce alle leggi naturali, non c'è altro. Nell'Antico Testamento, dopo la caduta, dopo il peccato originale, pian piano il Signore all'uomo ha dovuto cominciare a manifestare pian pianino da capo la sua divina volontà, che era tanto nota a nostro padre Adamo. E quindi pian pianino, come si fa ad un bambino, non gli si parla dell'immortalità dell'anima, ma gli si dice non ti mettere le dita nel naso che ti fai male, oppure non andare lì che cadi nel burrone. Allora il regime della divina volontà nell'Antico Testamento lo chiamiamo i comandamenti. Non fare questo, altrimenti morrai. Non uccidere, non rubare, non commettere atti impuri, non dire falsa testimonianza. Quindi il regno della divina volontà c'è. Ma come regna questa divina volontà? Che cosa può l'uomo apprendere? Come può corrispondere a questa divina volontà? L'uomo bambino, ignorantello, cattivello, primitivo, come siamo noi, no? Ci servono i comandamenti, così come si fa ai bimbi, non gli si parla delle cose di famiglia o del ruolo della mamma, del papà o di quello che è, del progetto che hanno per la famiglia, ma gli si dice vatti a mettere il pigiamino, fai colazione. E così fa Dio con noi. Gli sono voluti diverse migliaia di anni perché è stato lento? No, perché abbiamo bisogno noi del tempo. Chi di noi ha mai rotto un comandamento, ha avuto questa grande disgrazia di rompere un comandamento? Io l'ho fatto. Per cui, dopo migliaia di anni che Dio ci ha dato i comandamenti, stiamo ancora lì a non capire questa legge di amore. Pertanto il tempo serve a noi. In Dio è già tutto fatto, ma lui con questa pazienza estrema li ha scritti sulle tavole e pian piano ha iniziato a manifestare di nuovo questa sua divina volontà. Poi è arrivato il tempo, la pienezza dei tempi, è arrivato il momento in cui Dio stesso entra nel tempo, si incarna. Quindi il tempo della redenzione. Sappiamo, con la redenzione, questo regno della divina volontà passa ad un nuovo regime, ma come un regime inferiore non viene abolito dal regime superiore? I comandamenti per caso hanno abolito le leggi naturali? Certo che no. Allora, i sacramenti, il Vangelo ha per caso abolito i comandamenti? Certo che no. Gesù dice, non sono venuto a cambiare una iota della legge. Allora, la divina volontà regna, così come la possiamo conoscere, apprendere con questa pazienza infinita, Dio ce la manifesta perché la possiamo ricevere, pian piano in modo sempre superiore. Ed ogni regime contiene, amplia e perfeziona quello inferiore. Quindi, siamo adesso che comprendiamo le leggi naturali. Magari sperando di poter rispettarle, di poter rispettare il creato, lo facciamo ben poco. Ecco, i comandamenti ci danno un indirizzo, quello che ci serve come il minimo indispensabile per poter entrare in cielo, in paradiso. Adesso Gesù ci porta la grazia, i sacramenti con il suo sacrificio, con la sua morte, con la sua passione, morte e risurrezione. Ci porta la misericordia, come si dice nell'Antico Testamento, Dio Padre rammantato di giustizia, adesso c'è la misericordia, ci porta il perdono dei peccati e quindi il paradiso si apre e dopo la morte e risurrezione di Gesù
Anche i giusti, i patriarchi dell'Antico Testamento, tutti i buoni dell'Antico Testamento, oh, finalmente abbiamo aspettato il limbo per tanto, tanto tempo, entriamo in paradiso anche noi, perché il sacrificio è stato compiuto. L'agnello santo, l'agnello immacolato è stato sacrificato una volta per tutte per noi. E quindi il regno della divina volontà regna e ha regnato. O meglio, è disponibile secondo l'ordine della grazia, il battesimo che ci fa figli di Dio e ci toglie la macchia originale, anche se non perdiamo la concupiscenza, non la tendenza al peccato. E allora quindi abbiamo bisogno di altri strumenti, altri mezzi, tutti i sacramenti. Ogni volta che cadiamo c'è a disposizione la fonte infinita della grazia, che prende dalle piaghe, dal sangue di nostro Signore Gesù Cristo e ci perdona, via, cancella il peccato e lo sostituisce con la misericordia. Però occorre la nostra disposizione, il pentimento, la volontà di non peccare più. E poi tutti gli altri sacramenti, l'ordinamento, il sacerdozio, il matrimonio, tutti questi segni, per non parlare dell'Eucaristia, Gesù si è lasciato con noi in corpo, sangue e anima divina. Adesso, le disposizioni della grazia sono ancora effetti della divina volontà, sono cose che la divina volontà dispone, ci dà, ma non sono la volontà stessa come fonte. È come dire, facevamo l'esempio ieri, se io chiedo, non lo so, a qualcuno di voi, mi dai per cortesia un bicchiere d'acqua? Facciamo che e tu dici: ah, vabbè, ti vado a prendere questo bicchiere d'acqua. Con la tua volontà tu rispondi, sei disposto a ricevere questa mia chiamata e obbedisci, lo fai con piacere, lo fai con amicizia, con amore, lo fai con riluttanza, ma esegui questo invito, questa disposizione, questo comando. Ma c'è sempre la mia volontà e la tua volontà. Sono due volontà separate, distinte. E quindi io compio il mio atto umano e tu compi il tuo. Allo stesso modo, la volontà divina è il motore, è anche il contenitore di tutti gli atti di Dio, quindi è la fonte dei sacramenti. È la volontà divina che ha istituito in Gesù l'Eucaristia, ha istituito tutti i sacramenti. È la fonte della grazia. L'esempio che troviamo nei volumi. La divina volontà è il sole, è la sfera del sole. Gli effetti sono i raggi del sole. Allora c'è una bella differenza tra essere abbronzarsi ai raggi del sole, godere degli effetti del sole. Immaginate che sarebbe se potessimo in qualche modo spiccare il volo e tuffarci dentro la sfera del sole. È diverso, eh? Rispetto a ricevere i raggi del sole. Questo è naturalmente per noi impossibile, ma quello che vuole fare Dio e come la sua divina volontà vuole regnare è proprio questo. Dice: fino adesso vi ho dato le leggi, i comandamenti, vi ho dato le disposizioni, i consigli, i precetti, i doni, le grazie, i favori, gli effetti della mia divina volontà. Adesso. E questa non è forza vostra, come dice Luisa, non è che se siete bravi potete ottenerla, o ve lo do io o voi non potete. Per questo la divina volontà come vita della creatura è dono, si parla di dono, non è conquista, non c'è merito. Allora è decreto divino che affinché il regno della divina volontà sia completo, con il regime perfetto, il regime massimo, il regime che si chiama come in cielo, così in terra, è decreto divino. È che Dio voglia regnare nelle sue creature con la sua divina volontà, non più solo come effetti, ma come vita. Fare la divina volontà come in cielo così in terra vuol dire fare la divina volontà noi come la fa Dio. Che fa Dio? Riceve la grazia? Obbedisce ai comandamenti? No, lui è la fonte. Allora la differenza è abissale. Capire questo vuol dire già aver capito moltissimo. E ci dà anche la percezione, usando le nostre facoltà,
di che cosa vuol dire entrare nella divina volontà. Usiamo anche la nostra immaginazione. È come fosse che entriamo dentro la sfera del sole. Che facciamo? Riusciamo ad operare al nostro modo umano dentro il sole? No. Diventiamo luce, diventiamo fuoco. Allora, immaginiamo adesso lo stesso esempio. Io ti chiedo, mi vai a prendere un bicchiere d'acqua? Immaginiamo che io e lei, e Adriana, potessimo condividere la stessa volontà. Allora, se io non le chiedo soltanto mi prendi un bicchiere d'acqua, le do la mia volontà per farlo. Allora l'atto di Adriana non è più la obbedienza, la corrispondenza ad una mia richiesta, ma è atto mio, perché lei lo fa con la mia volontà. È chiaro questo? Non vedo muoversi le teste. Allora, come fa Gesù la sua volontà? La sua volontà è sua vita. Lui è la fonte. Pertanto lui adesso dice: vi apro la mia divina volontà operante nella mia umanità affinché voi possiate fare i vostri atti da dentro questa volontà. E questa volontà è divina. Quindi ha le proprietà e le caratteristiche, cose proprie della natura divina, che sono onnipotenza, onniveggenza, infinità, eternità, santità infinita, misericordia, bontà, bellezza. E quindi tutte le proprietà, le caratteristiche della natura divina si riflettono e sono trasmesse agli atti che fa questa volontà divina. Pertanto un atto divino è atto eterno, è atto che non ha principio e non ha fine, è atto infinito. Perché chi lo compie è motore divino, è volontà divina. La nostra volontà umana è creata a immagine e somiglianza della volontà di Dio, nel senso che è una libera volontà intelligente. Ma la natura della volontà umana è natura creata, pertanto limitata nel tempo e nello spazio. Allora, il nostro atto umano ha le stesse proprietà e caratteristiche della natura umana. Onnipotente? No. Infinita? No. Il nostro atto umano può far bene a tante persone, 10, 15, 25, 52, tante generazioni, ricordato nei libri, ispirando tutte, tantissime persone, ma è un atto eterno? No, perché la natura della volontà che lo compie non è eterna. Come dire, l'albero di arance fa arance, l'albero di mele fa le mele. Se l'albero è una volontà divina, fa atti divini. Se l'albero che produce è umano, fa frutti umani. Allora il vivere nella divina volontà, che è in Gesù Cristo, è il dono per il quale Gesù dice: figli miei, vi ho dato le leggi, vi ho dato i doni e i favori e tutti i sacramenti che sono depositati nella Santa Chiesa. Adesso vi dico che questa non è la fine. La redenzione viene dal latino redeo redes, ritornare, restaurare. Il vero ritornare, il vero restaurare, il vero riportare, cos'è, a metà strada? No, vuole riportarci veramente all'origine, all'inizio. Prima che Adamo peccò e uscisse dalla sua divina volontà. Possiamo pensare che Adamo prima del peccato avesse leggi o avesse sacramenti? No. Non che noi non ne abbiamo bisogno, anzi assolutamente sì, ma il punto di arrivo della legge, il punto di arrivo del sacramento è proprio riportare la nostra volontà ad operare dentro la divina. E quindi Gesù con la sua umanità e la sua umana volontà e la sua divina volontà unite ipostaticamente, dice: adesso è decreto divino che non soltanto voi seguiate le disposizioni della grazia, ma io apro la mia volontà, vi faccio entrare. Quindi pensiamo alla divina volontà non soltanto come dice: ah, Dio vuole questo, lo devo fare, ma la divina volontà come un posto in cui io devo andare, devo entrare.
E una volta che ci entro, il mio atto prende le qualità, le caratteristiche, le proprietà della volontà in cui viene fatto. Quindi diventa onnipotente, infinito, immenso ed eterno. Non in virtù di quanto siamo bravi noi, no, assolutamente no. Per questo non c'è merito umano nel vivere nel primo volere, ma in virtù di cosa? Della divina volontà che opera nella creatura. Quindi Gesù dice, vieni, entra dentro la mia volontà. E ti voglio dare questa mia divina volontà come volontà tua. E come se lui dicesse, ti presto, no? Abbiamo letto una spesse volte, dice, prima te lo do in prestito questo dono per vedere se tu ne fai buon uso, no? Poi pian piano, quando vedo che tu l'hai ben valorizzato, come il papà che dà una banconota ai bambini, una sera fa la strappa, ci gioca, ci fa l'aeroplanino, ci fa la freccetta, al limite poi lo sporca, finito così, c'è una banconota da non so da quanto. Allora prima te la do e dice, guarda figlio mio, questa qui vale tanto, vale regni interi, vale tutti i beni del tuo papà, anzi ci ho messo la vita in questa banconota. Allora prima ce la dai in prestito. E poi vuole confermare questo dono, quando vede che noi non ne possiamo fare a meno. Quindi il problema non è, anzi non è un problema, e la verità è che non è che noi dobbiamo aspettare il dono, quando viene il dono c'è, e quanto lo voglio usare, quanto lo voglio fare mio. Allora, più lo conosco, più lo desidero e più non ne posso fare a meno. E quindi, senza sforzo, ma con desiderio, Luisa non ne poteva fare a meno, perché Gesù l'aveva messa nelle condizioni che la sua vita esterna tutto le aveva tolto. Pertanto l'unica consolazione di Luisa era vivere questo paradiso in terra nella divina volontà, pur nelle pene e nelle sofferenze. Allora, abbiamo fatto ieri l'esempio, la divina volontà, dato che è luogo, posto in cui noi possiamo andare, non è solo ordine, perché se stiamo fuori della divina volontà, fuori di questo teatro, stiamo fuori della stanza, e passiamo questo documento, dice, ah, questo qui è quello che la divina volontà vuole, cioè, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quest'altro. E da fuori noi stiamo lì alla finestra e diciamo, sì, ah, ci passano un po' di questo, ce l'abbiamo anche da mangiare. E la divina volontà gli passa tutto. Però la divina volontà adesso dice, ho spalancato le porte, venite dentro, è tutto vostro. Tutti gli atti miei divini sono atti vostri. Più prendete e più mi fate felici. Per cui l'unico ostacolo alla divina volontà è l'umana volontà. Dovete deporre la vostra umana volontà, ci dice Gesù. E l'umana volontà che fa le cose cattive la conosciamo bene, no? Non uccidere, non rubare, come posso peccare e voler stare dentro la volontà di Dio che è tutta santa, tutta pura, tutta bella, tutta immacolata. Quello che ci riesce più difficile è lasciare andare la nostra volontà umana nelle cose sante. Quasi lasciare andare la nostra umana volontà che vuole dirmi ma tu non ce l'hai, sì, bello il vivere nel divin volere, sì, però è difficile, sì, però io ho questo problema. È proprio questo il sacrificio che dobbiamo fare, rinunciare a darci le botte in testa. Questo è l'atto più eroico che dobbiamo fare adesso. Per questo già ve lo dico adesso, no? No, come ieri. Non è che poi parliamo di noi, diciamo sì, ma io ho questo problema, ho delle grandi difficoltà. No, il sacrificio che dobbiamo fare oggi è non pensare a noi stessi. Altrimenti dimostriamo che non vogliamo vivere nella divina volontà, che non abbiamo fiducia in Lui. Sì, ma io ho questo grande problema, perché anch'io non ve ne parlo, perché non vi interessa. Non me lo potete risolvere voi, lo risolve Gesù. E Gesù che cosa mi dice? Non ci pensare tu. Per questo ve lo dico subito, quando facciamo una pausa. Ah, bello, ma io ho questo problema, Marina, come devo fare? Non lo so, anch'io ho questo problema, vieni, te ne vado a parlare, perché ho questa malattia, mia madre era poi sono tornata in America perché mi sono ammalata, e c'è questa cosa che tu dici, ma tu devi parlare della divina volontà, che mi viene a parlare dei tuoi problemi. Perché io non ne ho. Allora,
l'eroismo, il sacrificio che ci chiede la Divina Volontà oggi è non parlare di noi stessi, non proiettare noi stessi, rinunciare a noi stessi, non perché i problemi non ce l'abbiamo. Il problema non è l'ostacolo, il problema è l'opportunità. Immaginate, ragazzi, se noi non avessimo problemi, se noi non avessimo problemi, mica ci importerebbe di vivere la volontà di Dio. Che ci importa? Ce va tutto bene. Invece andiamo da questa volontà proprio perché sentiamo questa volontà di Dio, una parola magica, una parola, già la parola, dice Gesù nel volume 7, volontà di Dio. La creatura si sente attratta da qualcosa di grande. Allora Gesù ce le dà le croci, ce le dà le croci, proprio perché queste croci ci fanno, ci dimostrano ancora di più che noi non possiamo fare a meno di Lui. E che il problema della nostra vita non sta nella risoluzione umana o pensata o consultata del nostro problema, ma nel tuffarci nella Divina Volontà, nell'accettare. Mi diceva una persona ieri, io ho accettato, mi ha detto il suo problema, poi dice, ma io l'ho accettato, pugnalata al cuore, ho detto, mamma mia, che lezione, ed è un problema grande, eh? Adesso facciamo la gara, il mio voglio il suo. Ce lo siamo promessi, ragazzi. Non parliamo di noi oggi, non parliamo di noi. Allora diciamo, vieni Divina Volontà, dammi la forza di accettare. Vieni tu a cambiare quello che io non posso cambiare, se è tua volontà. Dammi tu la forza, vieni tu ad operare in me. In ogni istante la nostra umana volontà è chiamata a fare un unico solo atto eroico, è quello di dire: prendi la mia volontà, dammi la tua, Gesù, prendi la mia volontà, ma te l'ho già data 10 minuti fa, dice Gesù, dammela ancora, ma te l'ho già data un secondo fa, ancora, come la mia Divina Volontà ti dà se stessa, tutta se stessa a te, perché ti tiene in vita. Se la volontà divina si ritirasse da noi in questo momento, noi non dico che non parleremmo, non capiremmo, noi non saremmo. L'atto creante e conservante della Divina Volontà in questo preciso istante mantiene tutto in vita. Non è un atto che si è ritirato. L'atto della creazione dell'uomo è in atto, è presente, è atto divino e quindi è infinito, eterno, onnipotente. E pertanto in virtù di questo atto che esiste nella Divina Volontà è qui, è questo. Noi siamo presenti, quindi è un atto continuo. Allora, siccome la volontà umana è fatta a immagine e somiglianza della Divina, anche la volontà umana ha la virtù e la possibilità di dover ripetere sempre lo stesso atto. Come dire, il proxy, ciò che ci avvicina di più alla eternità, mentre siamo ancora in terra, limitati nello spazio e nel tempo, non limitati, diciamo, utilizzando la risorsa di spazio e tempo e la sequenzialità degli atti, che cos'è? È la ripetizione dello stesso atto. Allora in Dio c'è un atto eterno, un atto che non ha mai fine e non ha mai inizio, è ed è in atto. Io adesso mi trovo, come pellegrino sulla terra, nello spazio, non ho la percezione di questo atto eterno, però mi ci posso avvicinare il più possibile se il mio atto lo ripeto in continuazione. Quindi ciò che ci avvicina di più, infatti mi piace pensare, avete presente i bambini che sono così vicini proprio alla natura pura, santa, bella, immacolata, così come l'ha creata Dio. A voi per caso, magari ne abbiamo anche, diciamo, adulti sentito il peso, ma il bambino si scoccia mai a ripetere la stessa cosa? Ma cucù, ba. Dopo che l'ha fatto 75 volte, dice, vabbè, adesso l'abbiamo giovane, lui sta ancora lì a dire. Perché è proprio l'atto continuo, l'atto che dà continua gioia, l'atto che è continuamente presente, che si ripete. Anche noi, dice Gesù a Luisa, ripeti i tuoi atti. Che più li ripetiamo e più diventano vita nostra. Per cui vivere nella Divina Volontà non è, ho letto gli scritti di Luisa, 6 anni e mezzo fa, faccio parte di questo gruppo, e vivo nella Divina Volontà. No, il vivere nella Divina Volontà è adesso io metto la mia volontà nella tua, dammi la tua per vivere. La creatura non capitalizza niente nelle spiritualità umane,
nelle discipline umane c'è il capitale umano. Nella divina volontà il capitale umano non esiste, il capitale è tutto divino. Ci sono atti divini a nostra disposizione, c'è una volontà divina che è, come dire, chi se ne intende, no, di business, che è, come dire, tutto l'equipaggiamento, l'attrezzatura, l'investimento iniziale, è volontà divina. E quindi noi abbiamo questo macchinario divino a nostra disposizione, per cui non abbiamo pagato una lira, ha pagato tutto Gesù. E ci viene dato, dice, ma io non lo so usare, ma io non posso. Ok. Lo so che non lo so usare, vieni, lo so io per te. Allora insieme produciamo, che produciamo? Atti divini, non in virtù del capitale tuo che è zero, ma in virtù del macchinario mio, di questa volontà divina che produce atti divini, perché divina è la volontà. Allora questo per sgombrare il campo da il sì però, chiaro, sì però, ma io non ce la faccio, ma io non sono di male. Meno male, immaginiamoci se noi fossimo degni, se noi fossimo capaci, se noi avessimo capito tutto, questa sarebbe una stanza di mostri, sarebbe l'inferno questa stanza. Allora, non abbiamo capito? Abbiamo qualche difficoltà? Ci sentiamo all'inizio? Abbiamo dei problemi? Oh, grazie a Dio! Questo è il segno che la divina volontà c'è e vuole operare. Allora quello che ci chiede è l'atto eroico ogni istante di dire sì Gesù, prendi la mia volontà, dammi la tua. E allora Gesù non soltanto ci chiama in ogni istante a chiamare la sua volontà in tutti i nostri atti, ma poi per, non dico distrarci, ma per farci capire tutto quello che possiamo e dobbiamo fare nella divina volontà, ci mostra tutto quello che fa la divina volontà nella creazione, in Maria, in Gesù, tutto sta nella divina, e ci aspetta affinché noi lo guardiamo, non solo lo guardiamo, lo ammiriamo, lo adoriamo, non soltanto, lo prendiamo, gli facciamo compagnia, ci mettiamo insieme, lo mangiamo, lo facciamo nostro. Nella divina volontà c'hai sempre da fare. E anche se ci siamo in un puntino, in un angolino, stiamo sempre nella divina volontà. Se questa è la divina volontà e Adriana se va a sedere nell'angolino in fondo, sempre nella divina volontà sta. Immaginiamo che tutti gli atti di Dio sono le molecole di ossigeno che stanno in questa stanza, in questa divina volontà, che non ha confini, questa c'ha confini, c'ha i muri. Immaginiamo una stanza sconfinata. Tutti gli atti di Dio, dall'atto della generazione del Verbo e la procedenza dello Spirito Santo, al fiat lux della creazione, il fiat mihi di Maria, tutti gli atti dell'umanità di Gesù, gli atti nella creazione, tutti gli atti dello Spirito Santo, sono tutti in atto, non finiscono mai, ognuno è una molecola di ossigeno. Noi che cosa possiamo fare? Ne respiriamo un po' alla volta, come se andassimo con la cannuccia. L'importante è che siamo dentro. L'importante è che stiamo dentro. L'importante è che saltiamo da una. L'importante è che giriamo. Questo è il girare. Facciamo un esempio, no? Nell'ambito di 10 secondi possiamo fare un giro completo in tutta l'eternità e nel tempo. Prendiamo questa bellissima preghiera della Chiesa, il Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù dice a Luisa, il Gloria Patri, cioè la santità nella divina volontà, è il Gloria Patri continuato. Una volta Luisa stava lì, dentro la divina volontà, saltellando come un bimbetto in un prato, come un pesciolino in un mare, come un atomo, come uno di noi tra i miliardi e miliardi di atomi di ossigeno in questa stanza. Lei girava, dice, ma uno ne prendo e miliardi me ne sfuggono. Benissimo, l'importante è che continui a respirare. Di volontà divina inspiriamo, volontà divina espiriamo, ed è nostra vita. Allora lei stava lì e vedeva tutti gli angeli che cantavano gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo. Poi silenzio. E guardavano lei. E guarda dietro, non ce la vede con me.
Così, guardando, ci sembrava che aspettassero me per continuare la preghiera, per continuare il gloria. E io, prendiamo delle tue labbra, vai, vai. E lei dice, com'era nel principio? Ah, al principio era il Verbo, e il Verbo era con Dio, e il Verbo era Dio. Il principio è il principio eterno, è l'eternità. È l'atto ad intra della Santissima Trinità. Gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo, come era, come è nel principio, dove il Verbo viene generato dal Padre e lo Spirito Santo procede. Tre persone, unico Dio, fuse distinte, che si adorano, si generano, ognuna si effonde nell'altra, ognuna si specchia nell'altra, e questo è il paradiso eterno, il principio. Si legge poi all'inizio dell'Evangelo di Giovanni, quando Dio creò il cielo e la terra, lo Spirito aleggiava sulle acque. È lo Spirito che procede dal Padre e dal Verbo. Quindi al principio è la Santissima Trinità. Allora, questo, com'era nel principio? Nella Divina Volontà entriamo nell'atto eterno, nell'atto unico, nell'atto singolo di Dio Padre che genera il Figlio e lo Spirito Santo procede. Entriamo. Una volta Luisa, c'era il confessore che diceva, ma sì, secondo me non è possibile. E Luisa diceva, no, ma perché Gesù mi ha detto che nella Divina Volontà, stando nella sua volontà, partecipiamo in tutti gli atti di Dio, quindi anche nell'atto ad intra. Atto interno, diceva il confessore, no, questa mi sembra un po' troppo, vai a chiedere a Gesù ancora che sei sbagliata. E Gesù dice, no figlia mia, te lo confermo, perché nel libro della Sapienza tu sei con noi, eri con noi prima ancora che creassimo il cielo, e della Sapienza si parla come di Maria Santissima. L'anima nella Divina Volontà è eterna con Dio e nella Divina Volontà partecipa a tutto ciò che fa Dio, anche all'atto ad intra del Padre che genera il Verbo e dello Spirito Santo che procede. Quindi gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio. Stiamo dando gloria a Dio nell'atto ad intra della Santissima Trinità. C'è il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo e me, pensata ad ab eterno. È come tutta l'umanità, in virtù di quanto soprano, no, in virtù di una volontà divina che ci tiene ad eterno. Anzi, però ti chiedo di più, proprio perché il nostro Dio è un Dio di amore, è un Dio trinitario, perché se fosse una sola persona, dice, vabbè, lui basta a se stesso. Invece l'amore è generale. E quindi l'amore è generare e procedere, un Dio uno e trino perché ha bisogno di generare. Ha tanto bisogno di generare che addirittura la Santissima Trinità dice non è bello che noi stiamo da soli, usciamo fuori di noi stessi, creiamo l'uomo. Infatti il nostro Dio uno e trino, Dio amore, è un Dio che crea. Allora, se è un Dio che crea ab eterno, siamo presenti con Lui come creati dall'eternità. Se ci mettiamo nella sua volontà, siamo presenti dall'eternità, perché è una volontà eterna. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio. Che poi a dire gloria al Padre ci si mette 15 secondi. Come era nel principio. La prossima volta che diciamo gloria al Padre non sarà mai la stessa. Sarà un giro completo, ci mettiamo nel principio, come nel principio, ora, che vuol dire ora? Tempo, no? La parola ora presuppone il tempo, la presenza del tempo. Qual è la prima cosa? Lo spazio è il tempo. E il Verbo si fece carne ed abitò in mezzo a noi, ora. L'eternità entra il tempo, entra nel tempo. Nel ora c'è tutto ciò che Dio fa ad extra, perché le sue opere ad extra, il creato, la redenzione, la santificazione, sono fatte nel tempo, nell'ora.
Gesù è venuto in mezzo al tempo, in mezzo ai secoli, in mezzo al popolo, è entrato dall'eternità, è entrato nel tempo, quindi nell'ora, nel tempo, cioè tutto, abbracciamo tutto ciò che il Signore fa ad extra, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Continuiamo il giro, siamo partiti dall'eternità, abbiamo abbracciato tutto il tempo, tutte le opere di Dio, tutte le creature, e che cosa facciamo? Le riportiamo a Lui nell'eternità, ora e sempre nei secoli dei secoli. Questo è un giro completo nel tempo. Dice, come facciamo a girare da lì? Come ci giriamo? Come ci voltiamo? Ogni atto che facciamo nella Divina Volontà, ogni preghiera della Santa Chiesa, la Santa è un giro nella Divina Volontà. Basta volerlo, basta saperlo. Quindi recitiamo insieme questo Gloria Patri con la consapevolezza, con la volontà, non con la capacità, con la volontà di farlo nella volontà di Dio e di entrare nell'atto ad intra della Santissima Trinità per poi abbracciare tutti i suoi atti a destra, creazione, redenzione, santificazione, e ricondurre tutto a Lui. Quello che ha fatto Gesù, Lui riconcilia, riconduce tutto al Padre. Quindi il vivere nella Divina Volontà è la ripetizione della vita di Gesù. Pertanto il vivere nella Divina Volontà, come dice Gesù a Luisa, è il Gloria Patri continuato. Facciamo insieme allora, nell'ambito di questi 15 secondi, un giro completo nel tempo. Scusate, non voglio essere distratti, ma qualcuno di voi negli ultimi 4-5 minuti ha pensato a se stesso per caso? No, impossibile. Oh! Insieme, gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, questo Gloria Patri, che adesso abbiamo detto così, nel tempo, lo vedremo per tutta l'eternità. Ci aspetta. È un atto confermato, è un atto eternizzato già del tempo, già nel tempo. È già atto eterno. Perché chi l'ha fatto quest'atto? L'ha fatto la tua volontà? No, l'ha fatto una volontà divina. Se lo fa una volontà divina, coinvolge, abbraccia tutti. Quindi questo atto ha dato gloria. Gloria vuol dire compimento di volontà divina, compimento di volontà divina a Dio Padre che genera il Figlio, e lo Spirito procede nell'eternità, in tutto il tempo, in tutta la creazione e per sempre. Ce lo ricorderemo per tutta l'eternità, anzi non lo ricorderemo, lo vedremo pullulante eterno. E a questo atto hanno partecipato tutti, Madre Santissima, tutti gli angeli, tutti i santi, tutte le creature. E tutti hanno ricevuto gloria, gioia, felicità addizionali. Questo è vivere nella Divina Volontà. E vivere con il capitale di Gesù. Ogni volta che io dico, ma non ce la faccio, perché... è come dire, voglio vivere con il mio capitale. No, rinuncio al mio motorino sgangherato. Rinuncio al mio motorino sgangherato. E Gesù però lo sa che proprio la debolezza della nostra natura umana, non è che ci rimprovera, proprio perché noi abbiamo questa tendenza, la nostra piccola natura umana. Allora Lui ci chiama, dice, venite dentro, più conoscete quello che c'è, fa l'esempio del castello, no? Di questo palazzo bellissimo, l'anima entra e dice, wow, quanti bei tesori, che bel banchetto. E dice, mangia, mangia, prendi tutto quello che vuoi. Ma guarda qui, quanti bei tesori, queste casse piene di tesori, quante belle delizie, che bellezza, che bontà. E dice, ma il re dov'è? Il re potrebbe spuntare ad ogni momento, da quella stanza, per esempio. E l'anima cammina in punta di piedi, non me lo sto inventando io, gli scritti di Luisa, volume 15. Cammina in punta di piedi e dice, il re smuove da tutte le parti. Ah, è così. E quindi più siamo nella Divina Volontà, più impariamo quello che c'è dentro e più restiamo coinvolti a ricevere tutto quello che c'è dentro. Poi dice Gesù, la creatura però è abituata a star fuori, per cui che fa? Vede una finestra, dice, mo, fammi guardare fuori, dice, ma la mia macchina sta parcheggiata, vediamo se qualcuno se l'è fregata. Guardiamo fuori, stiamo nel palazzo del re. Siamo nel palazzo del re, c'è un balcone, vediamo che fuori c'era un chiosco che faceva le piadine, quando dentro ci abbiamo
uccidi per evitare. Allora noi, con la nostra natura umana, che fa infinita tenerezza a Gesù, andiamo sempre fuori a guardare. E Gesù dice, no, guarda dentro, guarda dentro. Allora ogni volta che noi tendiamo a guardare fuori, Gesù dice, la mia divina volontà, volume 16, è un cerchio e l'anima per stare dentro deve guardare dentro. Che se guardo fuori al cerchio, la forza centrifuga è come se non me ne volessi andare fuori, no? Allora ci voglio stare dentro e voglio guardare nel centro. Qual è il centro della sfera della divina volontà? È Gesù Cristo. Il sole della divina volontà ha come centro la mia umanità, dice Gesù. E chi vive in questa volontà, in questo sole, vive in questo centro. Per questo per noi fonderci nell'umanità di Gesù ed entrare nella divina volontà è entrare in Gesù, prendere ogni parte della sua umanità, perché la sua divina volontà possa operare in noi come opera in Lui. E allora non è che da oggi io sfido, perché capiterà anche a me, oggi pomeriggio dico mamma mia chissà se la macchina mi parte domani quando devo andare, e comincio a guardare fuori e Gesù dice guarda dentro. Allora vogliamo il martirio? Il martirio è guardare dentro. E immaginiamo se noi poi alla fine chiamiamo altre creature, diciamo che stanno dentro, diciamo guarda fuori, guarda fuori. No. Per questo allora vogliamo il più possibile entrare in queste verità, mangiarle, masticarle, affinché ci riflettiamo in Gesù, ci specchiamo in Lui e non ci guardiamo dentro, perché restiamo un po' spaventati. È Lui che ci sana, è Lui che ci trasforma, è Lui che utilizza tutte le croci che ha disposto e le utilizza come trampolini, non sono ostacoli per noi, sono mezzi per poter stare e vivere nella divina volontà. Quindi questa divina volontà come vuole regnare? Il regime ultimo del regno della divina volontà si chiama come in cielo così in terra. Vuol dire fare la divina volontà come la fa Dio, cioè la divina volontà Dio me la dà come mia vita, cioè come il motore che produce i miei atti, di modo che saranno atti divini, non in virtù di me, ma in virtù della volontà divina che opera in me come vita, come mia. Questo è vivere nella divina volontà. Pertanto, vivere nella divina volontà vuol dire entrare in questa volontà, non stare fuori, prenderla come nostra vita. E il regime di questo regno si chiama come in cielo così in terra. Per cui stiamo pregando per il regno della divina volontà da circa 2000 anni, perché questa è l'origine di questa preghiera che ci ha insegnato Gesù: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Infatti Luisa dice, nostro Signore nel Padre nostro ci insegna a dire, a pregare, sia fatta la tua volontà. Ora perché dice che vuole che si viva in essa? E Gesù dice, certo, figlia mia, sia fatta la tua volontà che io insegnai a pregare nel Padre nostro, significava che tutti dovevano pregare che almeno facessero la volontà di Dio. Certo, come posso entrare nella volontà di Dio se non rispetto la legge di Dio, i comandamenti? Impossibile, non ci illudiamo. Come posso vivere nella volontà di Dio se non vivo nella grazia, che è l'effetto della volontà di Dio? Pertanto il regno della divina volontà, il regime della divina volontà contiene, perfeziona e spiritualizza, divinizza i regimi precedenti e inferiori. Facciamo un altro esempio, per esempio. Anche nella creazione stessa, il regno minerale, che chiamano, sono le pietre, no? Zinco, magnesio, manganese, tutti questi elementi, carbonio, e costituiscono il regno minerale. Poi ci hanno insegnato a scuola, c'è il regno vegetale. Il regno vegetale contiene il regno minerale, perché le piante sono fatte di quegli stessi elementi
che costituiscono il regno minerale, ma in più che cosa c'è? C'è la vita vegetativa, le cellule vive, la riproduzione delle cellule, la fotosintesi. Quindi il regno vegetale contiene il regno minerale, ma è superiore ad esso, perché c'è il bios, la vita, le piante, no? Veniamo poi al regno umano, diciamo che alla nostra nazione. Noi siamo fatti degli stessi elementi con cui sono fatte le pietre, con cui è fatto il regno minerale: ossigeno, carbonio, idrogeno, zinco, potassio, sodio, magnesio, ma tant'è vero che quanto abbiamo, qualche cosa dobbiamo prendere i supplementi, no? In più siamo fatti di cellule vive che si riproducono, i mitocondri, tutte quelle cose che ci insegna a scuola. In più, oltre alla perfezione del regno vegetale, c'è tutta la perfezione del regno animale, quindi anche il moto, le funzioni della digestione, il respiro, i sensi, la vista. Quindi il regno vegetale contiene e supera il regno minerale, il regno animale contiene e supera il regno vegetale. Allo stesso modo, questo è un esempio che ci viene dalla cantura, allo stesso modo nel regno della Divina Volontà, il come in cielo e così in terra, chiaro che contiene, è la fonte delle leggi naturali, è la fonte dei comandamenti, è la fonte della grazia. E quindi Dio ci chiama adesso ad entrare in questa fonte. Non c'è volontà di Dio se non si rispettano le leggi, chiaro, non si vive nella grazia. E questo è di tutti i cristiani di tutti i tempi, né si può dire cristiano se non si dispone a fare la volontà del Padre Celeste. Ma tu non hai pensato all'altra postilla che viene immediatamente dopo: come in cielo, così in terra. Come in cielo, così in terra significa vivere nel divin volere. Quindi lo stiamo pregando da migliaia di anni. Per questo Gesù dice: il regno della Divina Volontà è in mezzo a noi, perché la Divina Volontà comunque regna. Ma come regna? E adesso vi dico che dovete pregare che questa Divina Volontà regni come? Come in cielo, così in terra. Quindi non con la legge, neanche con il regime della grazia che sono effetti, ma come vita della creatura. E questo è un dono. Ce lo meritiamo? No. Lo potremo mai meritare? No. Lo dobbiamo conquistare? No. Lo dobbiamo volere accettare. E più lo conosciamo, più siamo disposti a sacrificare la nostra umana volontà, che ci dice: ma tu non ce la fai, ma tu c'hai un problema. Pertanto, così come Dio manifestava nel corso dei secoli e dei millenni questa divina volontà e vuole che adesso regni in noi come vita, allo stesso modo la nostra umana volontà di pari passo deve corrispondere a quello che Dio ci vuole dare, al dono che Lui ci vuole donare. Abbiamo fatto anche ieri questo esempio delle diverse attitudini della umana volontà verso la divina. Qual è l'attitudine più brutta? Il rifiuto. È la ribellione. Ribellione uguale inferno. Perché chi si ribella alla volontà divina, prima di tutto, ha l'inferno dentro di sé. Perché è una volontà onnipotente, una volontà infinita, una volontà d'amore, e io mi ribello perché dico: no, io potrei fare meglio. Dice: no, perché questo mio parente non doveva morire adesso. So io che era ancora me, doveva vivere ancora perché doveva vedere sua figlia che si andava a sposare. Allora dico a Dio: tu hai sbagliato perché dovevi fare così, ti sei sbagliato. Questo si chiama inferno. Come se la nostra vita fosse adesso, la nostra vita è nell'eternità. Magari il nostro parente defunto ci assorda le orecchie e dice: cugina mia, sorella mia, rassegnati, va tutto bene, sono contentissima, anzi, sono ancora più contenta quando tu ti rassegni, quando tu accetti. Dice: ma no, ma tu non hai potuto vedere tua figlia che si sposa. Ma che mi importa? Io ci sono ancora più presente. Allora, mettere in discussione Dio e dire: io so
che c'è questa volontà onnipotente, perfetta, buona, ma la rifiuto, è la ribellione. Dicevamo ieri, che cos'è il peccato contro lo Spirito Santo? È proprio il peccato che non è che, cioè non può essere perdonato, perché non vuole essere perdonato. Il peccato contro lo Spirito Santo, cioè quello che costituisce l'inferno, è il sapere ciò che è verità, ciò che è buono, ciò che è santo, e dire no. Sapere che una cosa è bianca e sapere che è verità ed è giusto che sia così, ma dire no, è nera, deve essere nera. Questo è un brutto mistero, è un mistero. Non ci vogliamo entrare in questo mistero. E questa è la ribellione. Tante ribellioni ce l'abbiamo pure dentro di noi, piccole, grandi, tanti infernucci, infernucci. Questa è l'attitudine, per dire, no? Questa è la prima attitudine alla volontà di Dio. Anche l'inferno, dice Gesù, sta nella divina volontà, nel senso che cos'è che mantiene in essere l'inferno? L'inferno è uno stato, l'inferno è precisamente volontà divina, conosciuta e rifiutata. Perché i demoni, tu sei il figlio di Dio, lo riconoscevano meglio di tutti, tu sei il santo, tu sei l'onnipotente, lo vedevano, lo riconoscevano santo, buono, onnipotente, eterno, però eternamente dicono non serviam. Ecco, basta con questo, non parliamo più. La ribellione è brutta, ci fa stare tanto male. La ribellione nelle cose cattive, sì, la capiamo, ma la ribellione nelle cose buone, no, non accetto che questa persona si sia comportata così con me, no. Perché? Allora, Dio mi manda questa mortificazione e dalle mani sue me la devo prendere. Andiamo un pochettino oltre, no? E prima abbiamo visto, no, come la volontà di Dio vuole regnare, ci dà le leggi, ci dà i comandamenti, ci dà la grazia, adesso ci può dare la vita. Quindi non stiamo parlando se il dono è disponibile o no, il dono c'è, andiamocelo a prendere, prendiamo, disponiamoci. Una seconda attitudine, che sicuramente è meglio della prima, è la riluttanza. Conosciamo, no, questa, io la conosco. Infatti è proprio il sentimento di riluttanza che mi ha portato qui. Tu dici, mamma Marina, cioè, oh, io non so poco, non ce la faccio, non mi vado a parlare. Riluttanza allo stato duro. Poi, siccome c'è il dito di Dio, non c'è niente. Ci riconosci il dito di Dio, cioè, finiamo la fronte. Riluttanza, com'è? Quel figlio che diceva al padre, il padre ha detto, sì, figlio mio, vai a lavorare nei campi, quello dice, sì, sì, padre, vado subito, subito. Poi non c'è andato. Poi c'è stato, dice, no, padre, non mi va. Poi però ci pensa, dice, ma fammi andare là. Eh sì, dai. Ci va un po' riluttante. Chi ha fatto la volontà di Dio? Meglio ribellarsi, meglio dire di sì sì e fare no no, o meglio c'hai questa lotta, questa riluttanza, e poi dici vabbè dai, che tanto lo so che poi è meglio così, se non ce vado oggi ci vado domani con loro. Riluttanza. Ci basta? No. Siamo ancora in una specie di infernuccia, no? Dopo della riluttanza c'è un'altra attitudine, questo è un esempio, non è, sono esempi, quindi stiamo facendo esempi di attitudine crescente, come la umana volontà può rispondere sempre più santamente alla volontà di Dio. Rassegnazione. Rassegnazione. Anche negli scritti Luisa si parla di rassegnazione. Si parla, come dicevamo stamattina con Tonino e Pietro, questo che scritti in Luisa sono una struttura, un palazzo, un'opera da venerare nella sua gradualità e nella sua struttura, nella sua sequenzialità. I primi 10 volumi di Luisa parlano poco e niente della divina volontà come vita della creatura. Parlano delle virtù cristiane, parlano di questa scaletta che stiamo a fare. Luisa pure diceva no, 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 e poi dice
Vabbè. E poi il volume 1 dice: comincio a sperimentare che anche nel sacrificio ci trovo qualcosa di dolce. Si è rassegnata. E quindi Gesù compie quest'opera dall'inizio, prende proprio la creta, il suolo della terra, e forma l'opera. Quindi ci porta attraverso il cammino delle virtù cristiane. Come possiamo stare nella divina volontà se non seguiamo la legge, se non viviamo nella grazia, o se ci ribelliamo adesso, se non siamo neanche rassegnati? Dice Gesù a Luisa: la rassegnazione, quella vera, non mette a scrutinio le cose, ma adora in silenzio le divine disposizioni. La vera rassegnazione, non quella fantastica o immaginaria, sto citando, non mette a scrutinio le cose, ma adora in silenzio le divine disposizioni. Con dolore, con difficoltà, con sacrificio, benissimo, ma le adora. E quindi già la disposizione, perché dice Luisa, per questo io ti chiamo spesso, ti parlo spesso della rassegnazione, perché la rassegnazione è il primo segno certo della predestinazione, nel senso che se mi rassegno alle circostanze che non posso cambiare, una malattia che devo cercare di curare, ma non mi ribello ad essa, la accetto, oppure la perdita di una persona cara, le circostanze che Dio dispone nella vita, un matrimonio andato a male, non ne cerco altri, lo accetto. Non mette a scrutinio la cosa e alle cose, ma adora in silenzio le divine disposizioni. È il segno certo della predestinazione, perché sei predestinato per il cielo se accetti tutto quello che io ti do. Rassegnazione. Si parla della rassegnazione, per questo abbiamo bisogno dei primi 10 volumi di Luisa. Sono il cammino delle virtù cristiane. Per questo, anche se noi leggiamo i volumi dove si parla di fare atti nella divina volontà, entrare nella divina volontà, però la nostra natura umana sempre ci sobbolle dentro, no? Sempre ci vuole tradire, come dice la mamma: mamma mia, la mia volontà mi vuole tradire, te la do a te, me la tieni al sicuro. Allora alimentarci sempre anche dei primi scritti, dei primi 10 volumi, non cassarli per dire: ah no, di qui non parla della divina volontà. Come pure abbiamo bisogno del Vangelo, dei sacramenti, continuamente, di tutto ciò che è patrimonio della Santa Chiesa, perché i doni grandi che Dio vuole darci perfezionano, completano tutto ciò che Lui già ci ha dato, già ha depositato. Rassegnazione. Un'altra attitudine ancora più santa della rassegnazione, che è già santa, se io mi potessi rassegnare tutte le cose che non mi vanno nella vita, dice: ah, che bello, già potrei respirare più profondamente. Rassegnazione. Dopo la rassegnazione, per esempio, conformità. Mi conformo alla tua volontà, non soltanto mi rassegno, mi rassegno perché, voglio dire, non posso fare altrimenti, è così, se una cosa non la posso cambiare, tanto vale, mi rassegno. Nella conformità, invece, l'attitudine della volontà umana è già più disposta, nel senso che dice: io non soltanto mi rassegno, ma lo accetto, mi conformo perché so che è cosa buona, anche se mi costa. Infatti Gesù dice a Luisa, per esempio nel volume 4, dice: da oggi ti do delle nuove regole di vita, obbedienza, purità, conformità, dice uniformità, conformità alla mia volontà, sia che sia espressa dai tuoi superiori o da me medesimo. Conformità. Questo vuol dire, per non conformarci a tutto ciò che è buono e santo, ai comandamenti, alla Chiesa, tutto ciò, cioè la volontà di Dio, non soltanto mi rassegno, ma mi conformo, la accetto, perché so che è cosa buona. Un'attitudine, un atteggiamento ancora più bello, superiore alla conformità, è l'abbandono. Gesù parla in modo esteso, sublime, di questa attitudine dell'abbandono, dove l'anima dice: io non so manco che mi deve capitare domani, fai tu, prima ancora che succeda, sì, metto tutto nelle mie mani, passato, presente, futuro, tutto, mi abbandono, come c'era molle,
come Creta nelle mani del vasaio. E l'attitudine dell'abbandono ci serve in continuazione, anche perché, come dice Gesù a Luisa pure nei volumi successivi, per fare atti nella divina volontà, a volte noi mandiamo a mille, pretendiamo di fare atti nella divina volontà mandando fuori in giri il motore della umana volontà, perché devo fare questo, devo fare quest'altro, come dire, vado tranquilla, abbandono, metti a folle il motore che vado io. Pretendiamo, perché siamo abituati, come uno che gli mette in mano una Ferrari, abituato a viaggiare con un CBA della Piaggio, che fa? Allora ci vuole abbandono, quando Luisa dice entro nella tua volontà, Gesù, e siccome la tua volontà è fonte di ogni bene, è vita di ogni atto, io nella tua volontà mi posso moltiplicare in ogni mente di creatura, in ogni palpito di creatura, in ogni desiderio, in ogni respiro, in ogni pena, e per ogni atto mi voglio costituire amore, riparazione, ringraziamento per ogni atto di creatura. E Gesù dice, questa cosa mi ha stupito, dice, sì figlia mia, per fare questo ci vuole cosa? Devi dire, devi pensare, devi scrivere, devi leggere bene il libretto. Ci vuole grande abbandono. Perché? L'abbandono vuol dire è la consapevolezza che è un motore divino che sta operando in me. È lui che accelera, è lui che corre, è lui che mi porta, è lui che opera gli atti, è lui che abbraccia tutto e tutti e mi dà tutto ciò come vita mia, lo mette in mio potere. Pertanto, per vivere nella divina volontà, figlia mia, quanto è necessario l'abbandono, abbandonarsi. L'abbandono è il riposo dell'anima in Dio e anche il riposo di Dio nell'anima. Lavoro e riposo. Ecco, poi nella spiritualità, nella storia di tanti santi, abbiamo poi questa attitudine, questi esempi magnifici di unione. Addirittura nella mistica si parla dello sposalizio mistico, dove c'è una volontà umana che è così spogliata, così rassegnata, abbandonata, conformata, uniformata, che si unisce alla divina e dice non solo mi abbandono, ma ecco, faccio tutto quello che fai insieme con te. Faccio tutto quello che fai insieme con te, sono unita con te. Questo potremmo dire è l'apice della santità umana. Apice della santità umana, dove c'è sempre però una volontà umana che opera, con abbandono, con obbedienza, si unisce, ma la natura dell'atto è sempre umana. Infatti possiamo vedere com'è la santità del vivere nel divino volere. Inizia proprio dove finisce la santità umana. Come possiamo pensare ad un esercizio delle virtù più eroico di San Francesco, di San Benedetto? Una predicazione più entusiasta di San Domenico, di Sant'Antonio? Un'obbedienza, un ascetismo più di San Benedetto o un'umiltà maggiore di San Francesco? Impossibile. Allora noi non abbiamo uno scampo, è impossibile, ma come facciamo a essere? È impossibile. Allora Gesù dice, adesso c'è una riga, l'umana volontà si è sforzata al massimo delle sue capacità eroiche, ci sono questi esempi di volontà umana esercitata eroicamente nella corrispondenza, nella conformità, nell'abbandono, nell'unione con la volontà di Dio, ma sempre di atto umano si tratta. Adesso per decreto divino, non per merito umano, Dio dice, ma siccome io devo compiere la mia creazione, il mio obiettivo, il mio compimento è darvi la santità divina. E quindi metto a disposizione, non solo come legge o disposizione, ma come vita, la mia divina volontà. Pertanto, il vivere nella divina volontà è fusione, il fonderci nella divina volontà. Questo fonderci, attenzione, no? Perché se c'è qualcuno che ha studiato la teologia dice ah, eresia, l'umana volontà sparisce, monoteletismo, tutte queste, dice no, l'umana volontà non sparisce, ma
compie lo scopo per cui è stata creata, quello di ricevere in ogni istante l'atto operante della divina volontà. L'umana volontà neanche obbedisce, no. L'umana volontà riceve, è come fosse un nulla vuoto, un vuoto che fa posto al tutto. Chi gli dà la capacità? Il tutto. E questo atto lo fa liberamente, perché l'umana volontà è libera e intelligente. È la cosa che più somiglia a Dio. L'umana volontà, udite, udite, è la cosa più bella che Dio ha creato. Ed è la cosa che gli si è rivoltata contro e gli ha rovinato tutto. Proprio perché è la cosa più simile a lui. Nel filo d'erba c'è tanta bellezza, tanta dolcezza, tanta perfezione. Ma il filo d'erba non ha una libera volontà intelligente, non ce l'ha neanche il cactus, neanche la scimmia. A te, uomo, facendoti a mia immagine e somiglianza, ho dato una libera volontà intelligente affinché tu, in questo nulla libero della tua umana volontà, possa ricevere in ogni istante l'atto operante della mia divina volontà. E questo ti fa abbracciare tutto, questo ti consentirà di darmi gloria, amore divino anche per tutto il resto del creato che non ha una volontà. Quante volte Luisa dice: nella tua volontà, con la tua ragione divina, voglio dare voce e intelletto al sole, al filo d'erba, affinché possano loro cantarti gloria, amore al nostro creatore. Addirittura Gesù dice: io avrei potuto dare intelletto e volontà a tutte le cose create. Immaginiamo quanta gloria riceverei dal sole, dal filo d'erba, tutti sarebbero lì a cantare come gli angeli: gloria, gloria, gloria al nostro creatore, il mare, la luna, le stelle. Poi il mio amore ha gridato più forte della mia gloria, volume 33, e ha detto: no, non lo farai, lo farà l'uomo. Quindi è dall'uomo che dipende, è da noi, è dall'uomo che dipende il compimento della creazione. La creazione è dolente di doglie di parto, ha tanto che vorrebbe darci, ma non glielo consentiamo, perché non viviamo nella stessa volontà in cui vive questa creazione. Quindi non ci sono i canali per noi per poter ricevere tutta la grazia, le conoscenze, l'amore, la santità che è depositato ovunque. Pertanto è l'uomo che nella divina volontà, girando per tutto il creato, ciò che ha fatto Maria Santissima e Gesù per tutto il corso della loro vita, hanno glorificato Dio per tutti i nomi di tutti. Quindi la creazione ci aspetta. Infatti oggi pomeriggio entreremo proprio a girare nella creazione. Dateci una volontà, dateci una voce, anche noi vogliamo cantare con voi. E poi ci abbiamo tante cose dentro. Avete mangiato sì l'arancia è buona, ma non avete idea dell'amore, della conoscenza, della grazia che sta nell'atto chiamato arancia. Ci vogliamo entrare in questo atto e non soltanto prendere la scorza o l'oggetto esterno. E quindi la fusione, entrare nella divina volontà per prenderla come vita e poter glorificare Dio per tutti, in nome di tutti e anche per tutte le cose. Ecco, da qui mi viene che entrare in questa divina volontà, sia che noi ne sperimentiamo gli effetti, sia che noi non li sperimentiamo immediatamente, è però la cosa più importante, più bella che possiamo fare. Pertanto dovrebbe essere, dice Gesù, la nostra passione predominante. Anche Luisa spesse volte, come noi, dice: Gesù, voglio entrare nella tua divina volontà, ma ci sto, ma che succede, ma ci sto. E Luisa dice: mentre stavo fondendomi nel santo volere di Dio, pensavo tra me: prima, quando mi fondevo nel santo supremo volere, Gesù era con me. Insieme con lui io entravo in esso, sicché entrare era una realtà. Luisa aveva la percezione. Luisa entrava, dice: sono entrata in questo ambito dell'eternità e vedevo in atto
atto tutte le opere di Dio. Vedevo in atto la creazione del sole, l'incarnazione del Verbo. Li vedeva. E con Gesù mi sono messa ad adorare la Maestà Suprema per tutti e in nome di tutti. A volte poi Luisa veniva messa nello stato di fede, come noi. Alcuni di noi, può darsi che alcuni di noi abbiano doni particolari, oppure abbiano delle luci particolari che quasi ci facciano toccare con mano quello che succede realmente quando entriamo nella Divina Volontà. Adesso io non la vengo, sicché non so se entro nell'Eterno Volere o no, ma la faccio, non la faccio, entro. Nel formare l'atto dell'ingresso nel Divin Volere mi sento piuttosto come una che recita una lezioncina imparata a memoria. Siamo niente, Dio è tutto, Padre, ti amiamo, vieni Divina Volontà a pensare nelle nostre menti, a respirare nel nostro respiro, a palpitare nel nostro cuore. Ecco, questa preghiera che è comune, diciamo così, l'atto di fusione nella Divina Volontà, che poi si può fare in mille modi diversi. Sappiamo che Gesù insegna a Luisa il modo di diffondersi nella Divina Volontà, come abbiamo fatto ieri, quello in cui ingaggiamo ogni aspetto del nostro essere, corpo e anima. Cioè partiamo dalle potenze dell'anima, l'intelletto, la memoria, la volontà. Li metto in te, Gesù, vieni tu a pensare in me. La mia memoria la sperdo nella tua, vieni tu a ricordare in me che è l'onnivagenza di tutti gli atti. La mia volontà la sperdo, la fondo nella tua, dammi la tua volontà per operare con le qualità dell'operare divino. Non soltanto conoscere, ma anche i sensi. Quindi Gesù, il mio dito lo sperdo nel tuo, affinché tutto ciò che mi circonda, dentro e fuori di me, sia la voce continua che mi chiami sempre ad amarti. E l'armonia della tua voce divina mi renda sorda a tutto ciò che è voce umana dissipatrice. Poi dice Gesù, la mia vista la sperdo nella tua. Vieni tu a guardare in me. Vieni tu a vedere in me. Vieni tu a riconoscere la tua divina volontà in tutte le creature intorno, anche quelle che mi stanno antipatiche. Riconoscere la tua divina volontà in ogni persona, in ogni cosa, in ogni circostanza della mia vita. Dice, la divina volontà dà la vista lunga all'anima. Magari continua a essere mia, che è stigmatica, presbite, vermetro, perché più in attimo è calagata rame, eccetera. Però c'è una vista divina. Vedere le relazioni tra il creatore e i creati. Cominciamo a vedere l'albero, non solo come una barriera architettonica, ma l'albero è un atto di Dio che mi fa vedere, che mi mostra, mi vuole dare l'atto della fermezza, l'atto dell'ascetismo, l'atto della fecondità, l'atto dell'abbraccio. Ogni cosa creata sta lì ed è un atto di volontà divina. Oltre, al di là, dentro, e molto oltre la sua biochimica, perché il cielo e la terra passeranno, ma la mia parola, che è il fiat, quindi l'atto creante, quindi l'atto, il sole passerà, ma l'atto di Dio di creare il sole sta depositato nella sua volontà, non passerà. La parola fiat sole, che vuol dire fiat, sia immensità di luce, di amore, un atto unico che produce infiniti effetti, un atto che eclisse e trasforma tutti in esso. Questo atto non passerà, quindi anche de notte, anche quando l'atto c'è. E quindi, divina volontà, dammi tu questa vista per vedere e scoprire le relazioni con tutte le cose che hai. La vista per vedere le relazioni tra il Redentore e i Redenti. Abbiamo visto ieri, dovunque, in ogni atto, in ogni parola del Vangelo, in ogni sacramento, c'è stampato il fiat mini di Maria Santissima. Vieni, Divina Volontà, dammi la vista lunga per vedere, ricevere le relazioni tra il Santificatore e i Santificandi, cioè coloro che sono da essere santificati, che siamo noi. Per poter ricevere il canale, il frutto completo dei sacramenti che riceviamo, il frutto completo della grazia che ci viene data. Non solo la vista, e poi fondiamo il nostro gusto, il nostro tatto, e poi anche le nostre mani, il nostro operare. Vieni tu Gesù a operare in me, vieni Gesù a camminare in me,
anche quelle funzioni che faccio senza manco accorgermi. Vieni Gesù a respirare in me. E in ogni respiro di questa giornata sia adorazione continua, così anche quando dormo, anche quando sbadiglio, anche quando sono distratta, però respiro. E allora questo respiro ti dica per tutti e in nome di tutti, ti adoro, con l'adorazione divina, che, di cui è modello la Santissima Trinità. Fondo il mio palpito nel tuo, vieni Gesù, vieni tu a palpitare in me. Gesù ci dice, non c'è felicità più grande per un cuore umano che palpitare nel palpito eterno del suo creatore. Noi ricerchiamo la felicità dappertutto e dice, dove la possiamo andare a trovare questa felicità? Nel cuore di Cristo. È l'unico posto dove troviamo la pace e la felicità. E poi troviamo anche il nostro sangue, le nostre gocce di sangue. Vieni a volontà, vieni a scorrere nelle mie vene, più che sangue. E lo faccio per tutti e nel sangue versato nel tuo, effuso nel tuo, di tutti i miei fratelli e sorelle. Questo era per fare un esempio, no, dell'atto di fusione che faceva Luisa. Lo possiamo fare in 10 secondi, è un atto di volontà. Nessuno può dire, no, devi dire così, devi recitare questa formula. No, non esiste, quello è un altro regno. È un atto di volontà. È chiaro, più lo voglio e più lo voglio sentire mio, e quindi mi piacerà proprio soffermarmi su ogni aspetto, perché Gesù mi sigillo dentro la tua volontà, non ci voglio lasciare niente, anzi pure le particelle dell'essere mio, ogni cellula, ogni organo interno, ogni cellula dell'essere mio ti dia la tua gloria, ti renda la tua gloria. Allora dice Luisa, quando mi fondevo nel supremo volere, più o meno adesso l'abbiamo fatto, no? Un esempio. Ed insieme con lui entravo in esso, mi sentivo entrare in una realtà, era una realtà, lui se lo vedeva, lo sentiva, lo percepiva. Adesso invece non lo becco. Io l'ho fatto insieme a voi questo atto, lo voglio fortemente, ma non ho visto. Ma ho creduto. Sicché non so se entro nell'eterno volere oppure no. Luisa si fa questa domanda per tutti noi, ma succede, ma non succede? Succede quello che sto volendo? Cioè come lo stai volendo? Con una volontà divina? Succede. Sembra una lezioncina imparata a memoria, oppure che quelle parole di ingresso non siano che un modo di dire. E Gesù dice, perché Gesù infonde in Luisa le stesse domande che abbiamo noi. È talmente molle cera che anche quando non c'ha voglia di fare domande, gli viene in mente perché la domanda di Marino, di Adriano, di Tonino. Ah, lui, grazie Luisa, abbandonata, neanche padrona dei tuoi pensieri. Figlia mia, tu devi sapere che o mi vedi o non mi vedi, ogni qualvolta ti fondi nella mia volontà, o mi vedi o non mi vedi, dicevamo ieri, meglio se non mi vedi. Beati coloro che crederanno senza vedere. Beati, o mi vedi o non mi vedi, meglio se non mi vedi. Ogni qualvolta ti fondi nella mia volontà, io da dentro il tuo interno, il regno di Dio è dentro di voi, Gesù sta già dentro, da dentro il tuo interno che faccio? Ti prendo una mano per spingerti in alto. E Gesù che da dentro di noi ci spinge, ci spinge dentro questa volontà. E dal cielo, come in cielo così in terra, ti do l'altra mano per prenderti l'altra tua mano e tirarti su in mezzo a noi. Quindi stai in mezzo alle mie mani, sei fra le mie braccia, sei braccata. Ogni volta vuoi entrare nella mia volontà, implora questo atto, imploralo su di te, la mia volontà non te lo negherà se tu non vuoi. Quindi non te lo negherà mai questo atto. Pertanto è atto vivo, atto reale, atto che accade, o che lo vediamo o che non lo vediamo, basta volerlo. Ed è l'atto più importante della nostra vita, nel senso che se uno lo vuole davvero, se amiamo una persona, quante volte noi diciamo che l'amiamo, no? Così pure se vogliamo stare nella divina volontà, non è che ci entriamo una volta per tutte, ci entriamo in continuazione, come abbiamo detto prima, no? La ripetizione dell'atto. E quindi Luisa alla fine di una giornata pensava di aver concluso e Gesù dice, ah, avendo compiuto tutta la giornata stavo pensando tra me, che
altro mi resta da fare? Basta, no? Finito. Ho fatto tutte le ore della passione. Ho girato tutta l'eternità, sono partita dall'atto ad infra della Santissima Trinità e poi ho ripercorso tutti gli atti della Divina Volontà nell'Antico Testamento, Abramo, Isacco, Giacobbe, fino a Noè, poi Mosè, tutti quanti. E poi sono entrata nei mari di Maria Santissima, l'Immacolato Concepimento, e poi l'Incarnazione, poi tutta la vita di Gesù, e poi tutti gli atti degli Apostoli per ripeterli e rifarli nella Divina Volontà, e tutta l'opera della santificazione dello Spirito, tutto ha fatto Luisa. Dice, beh, adesso sono tranquilla. Tieni da fare la cosa più importante, il tuo ultimo atto, di fonderti nel mio divin volere. Il fonderti nella mia volontà è l'atto più solenne, più grande, più importante di tutta la tua vita. Quindi che questa pure deve essere la nostra attitudine, no? Allora, l'attitudine della rassegnazione, della conformità, dell'abbandono, dell'unione, della fusione continua. Cioè, ma tu sei fusa? Sì. Sono confusa. Cosa dire? Come farlo? C'è tanti modi. Allora, dire, Gesù ci insegna, no? All'inizio della giornata, entrare in questa divina volontà, farlo in tanti possibili modi diversi. Certo, il modo in cui Gesù lo insegna a Luisa è proprio quello di prendere parte, di fondere parte per parte il nostro essere, partendo dalle potenze dell'anima, intelletto, memoria, volontà, i sensi e tutto l'essere nostro, per metterli, sigillarli dentro di Gesù e prendere l'operare di Gesù in noi. Se poi non abbiamo tempo, perché dobbiamo vestirci e correre, cioè, diciamo, Gesù, tutto nella tua volontà, tutto l'essere vivente, non è che vale di meno, l'importante è che lo vogliamo intensamente. E Luisa dice, il fondermi nel voler supremo è per me come una fonte che sorge, ed ogni piccola cosa che sento dentro e fuori di me mi è occasione di nuovi modi. Non c'è l'istruzione per l'uso, nuovi modi e nuove fusioni nella Santissima Volontà. Come Gesù grida, no? In Luisa, libertà, libertà, finalmente nella mia volontà la creatura è libera, prendi, fai quello che vuoi nella mia volontà, amami come vuoi. Pertanto anche per questo è importante che lasciamo Gesù formarci come lui vuole, e siamo tutte anime diverse. C'è, dice Gesù, la assonnata nella divina volontà, la contemplativa, la silenziosa, c'è chi ha un compito particolare, chi ha una missione particolare, chi partecipa a 10.000 gruppi, chi invece sente l'esigenza di starsene a casa e leggersi da solo. Voglio dire, siamo tutti diversi. Nei movimenti, nel regno della redenzione, e dice, tu vuoi far parte di questo movimento? Allora queste sono regole, devi dire questo 3 volte al giorno, l'incontro è alle 7:30, altrimenti sei fuori. Nella Divina Volontà non possiamo ridurla a questo. Questo è un altro atto eroico della nostra umana volontà. Dobbiamo rinunciare a definire, perimetrare, controllare, organizzare e creare strutture per la Divina Volontà. Ogni volta in nuovo il Signore rigenera, trasforma anche il nostro modo di pregare, si evolve nella Divina Volontà. Come prega Luisa quando nel volume 11 entra nell'umanità di Gesù, poi Gesù pian piano si eclissa e dice, ti do una bella spinta adesso a proposito di sì, vola, vai a vedere cosa fa la mia volontà nella creazione. È diverso da come Luisa prega nel volume 17, non nel volume 36. Lo stesso pure per noi. Allora non mettiamo i paletti alla Divina Volontà, non creiamo le regole per la Divina Volontà. Ognuno ha il sacrosanto diritto e dovere di essere se stesso in Gesù nella Divina Volontà. Quindi tutto aiuta, tutto è bello, ma dobbiamo avere la libertà dei figli di Dio.
Perché l'atto che Gesù riceve da te nella divina volontà, che è atto universale, è unico. Se tu non lo fai come Gesù vuole farlo in te, ne resto privata anch'io. Quello che si fa nella divina volontà è tutto in comune. Quindi io devo stare al mio posto, devo stare al mio posticino in cui mi mette Gesù. Malata nel letto, oppure in giro ad operare, oppure al lavoro in ufficio, oppure mamma con i bambini. Quello che dispone la divina volontà. Se io sto al mio posto nella divina volontà, richiamo della creatura all'ordine, al posto, allo scopo, per cui, se io sto al mio posto nel volere divino, come dire, questo è il volere divino, se io sto su quella sediolina lì, partecipo a tutto ciò che contiene. Se io invece voglio fare quello che fai tu, o ti chiedo di fare quello che faccio io, allora no, c'è un cataclisma. È come se la stella o il pianeta rinunciasse alla sua orbita e dice: no, tu adesso fai la mia, io faccio la tua. Cataclisma, distruzione totale. Pertanto, ognuno facendo la divina volontà nel proprio posto, in cui è stata chiamata da Dio, non solo benefica gli altri e luce per gli altri, ma si avvale e partecipa degli atti di tutti gli altri, tutto in comune nella divina, è una comune. Gesù addirittura, con una espressione che scandalizza, che si occupa di politica, cioè dice: la divina volontà è comunismo divino, tutto in comune. L'importante è che uno sta al proprio posto, parte tutto in comune, la vera comunione anche con i santi. Dicevano ieri Pietro, no? Ma anche i santi, non solo i santi vogliono intercedere, si intercede, per cui dice: ma come dice, ma intercede, gli puoi dare questo? Se noi stiamo fuori, i santi stanno nella divina volontà in cielo, guardano fuori, dice: ma c'è un'anima che vuole questa briciolina, gliela diamo, dai, intercedo, dai, dai. Ma se noi ci mettiamo dentro a vivere di quella stessa divina volontà, viviamo della stessa divina volontà di cui vivono i santi, per cui gli atti nostri sono atti in cui i santi si fiondano, perché è un atto nuovo divino, che è nuova beatitudine per il santo. Pertanto è comunione continua, la comunione eternale, come dice Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie Signore Gesù, perché siamo riuniti nel tuo nome, due o più, siamo più di due, quindi già vale, quindi tu sei in mezzo a noi. Abbiamo invocato lo Spirito Santo, Antonino prima, abbiamo rinnovato il nostro atto di fusione nella Divina Volontà, che è l'atto primario, l'atto più importante, senza del quale non ci conviene neanche parlare o respirare, è l'atto primo. Per cui nel nostro interno lo confermiamo, di voler compiere, di voler ascoltare, parlare, palpitare, solo e soltanto dentro il voler divino, cioè prendere il nostro atto da dentro alla divina volontà, è atto divino. Lo prendiamo da dentro a Dio, nella persona di Gesù Cristo, perché Lui è vero uomo e vero Dio. È Lui la connessione tra l'umanità e la divinità. È Lui il vivere nella divina volontà. Per questo, per entrare nella divina volontà, entriamo in Cristo. Quanto è bella quell'espressione di San Paolo, in Cristo, non capivo, in Cristo, quante volte la ripete nelle sue lettere. Se adesso San Paolo come gioisce nel sapere che in Cristo non vuol dire soltanto nella grazia di Cristo, che è dono della sua volontà, ma nella volontà di Cristo, la stessa volontà che opera nella sua umanità, la volontà divina della sua divinità. Come gongola San Paolo adesso insieme a tutti gli angeli santi. Ecco, pensavo se per voi va bene, questa mattina, dato che siamo in Quaresima e camminiamo insieme alla Chiesa, possiamo fare qualche considerazione, diciamo pure qualche atto. Le considerazioni non servono a niente,
stiamo dentro questa divina volontà e operiamo, ci immergiamo dove? Nel mare della passione di Cristo. Nel mare della passione di Cristo. Come piccolo riassunto delle puntate precedenti, non so se alcuni di voi erano presenti un paio di mesi fa, ma abbiamo parlato del fonderci nella divina volontà, poi siamo entrati nei mari di Maria Santissima, mari di potenza, mari di sapienza, mari di amore, mari di preghiera, di pace, di dolore, di gioia e di gloria. E poi siamo entrati sempre dentro questa divina volontà che contiene tutto. Abbiamo fatto il nostro giro saltellante negli atti della divina volontà, nella creazione. Oggi pure entriamo nella creazione, la creazione spirituale, la creazione degli atti della redenzione. Non c'è nessuna differenza tra un atto divino che si manifesta nella creazione naturale e un atto divino che si manifesta nella creazione spirituale, che è la redenzione. È sempre atto divino. Per cui dove ci voltiamo e dove ci giriamo, giriamo sempre nella divina volontà. Un'anima che vive nella divina volontà non può fare a meno di girare in essa. E questa è la sua natura. Anche il Santo Rosario è girare negli atti gioiosi, luminosi, dolorosi, gloriosi. La Santa Messa è il giro per eccellenza nella divina volontà. Nella parola, nel perdono, negli atti di Gesù attraverso il Vangelo e nella sua vita eucaristica. È il giro perfetto nella redenzione, incarnazione, vita nascosta, vita pubblica, passione, morte, risurrezione di Gesù. Tutto è girare nella divina volontà. Oggi, per quanto ci è possibile, chiediamo al Signore, per quanto a creatura è possibile, quest'atto così caro negli scritti di lui, per quanto a creatura è possibile. Quindi abbiamo bisogno di tutto l'aiuto divino, di tutti gli atti divini, per immergersi nel mare della passione di Cristo. Solo Gesù può parlare della sua passione, solo Gesù può manifestare la sua passione. Pensato di fare una considerazione iniziale. C'è nel volume 20 una bella, una verità, tante verità. Questa verità dice i quattro segni dell'appartenenza dell'anima alla famiglia divina. Quali sono i quattro segni che noi apparteniamo alla famiglia divina? Con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, nella comunione dei santi, in cielo e in terra. Primo, avere lo stesso scopo di Dio. Siamo allineati nello stesso scopo, in questo regno, dove vuole regnare la volontà del Re. Siamo noi indirizzati verso la volontà del Re? Per me vorrebbe dire la mia natura, la mia volontà è ordinata, è indirizzata secondo i comandamenti e la grazia di Dio. Questo è il nostro ordinarci, questo è condividere lo stesso scopo di Dio. E quindi potremmo dire questa è tutta l'area delle disposizioni. Pensiamo ai primi 10 volumi di Luisa, dove si parla sporadicamente, si inizia a parlare della divina volontà come vita della creatura, ma c'è tutto un cammino di purificazione, di ordinamento, di consumazione della propria natura in Gesù. Tutto il cammino delle virtù cristiane, personificate addirittura. Tutti gli aspetti dell'umanità di Gesù. Allora, questo è quello che noi vogliamo. Tant'è vero, domani entreremo nel volume 1 di Luisa, ci faremo accompagnare da Luisa e da Gesù in questo cammino di purificazione che non finirà mai. Non è che noi ci purifichiamo, adesso vivo nella divina, no, l'area delle disposizioni è continua. Ci sarà sempre qualcosa da purificare, sempre qualche virtù da acquistare. Quindi avere lo stesso scopo, volere stare nell'ordine, nei comandamenti e nell'ordine della grazia divina. Poi, secondo, volere la stessa volontà, volere questo, con quale volontà? Non con la mia, ma con quella di Dio. E questo è entrare nella divina volontà.
Come voglio mettermi? Come voglio camminare la mia via, il cammino, la sequela di Cristo? Come voglio seguire Cristo? Lo voglio seguire con la mia volontà o con la sua? Quindi entro nella divina volontà e con la stessa volontà di Gesù cammino. Così il mio cammino è già un cammino divino, perché è animato da una volontà divina. Avere lo stesso scopo, volerlo con la stessa volontà divina. Questo lo facciamo entrando nella divina volontà. Terzo, vivere in essa, stare in essa come a casa propria. Sentirci a casa dentro la divina volontà. A casa nostra, a casa di ciascuno, entriamo nelle stanze, a volte anche ad occhi chiusi, sappiamo bene, qui c'è la maniglia, la porta, e poi magari al buio uno va anche urtando gli oggetti, però sa che in quel cassetto ci sono le forchette, quell'altro dice che cerchi il mestolo, no, sta lì, già lo sai, no? Anche cose che possiedi, ce l'hai conservate, dice questa è mia, però sta qui, so dov'è, è mio. Così è il vivere nella divina, per questo dobbiamo girare dentro questa divina volontà, per conoscere ciò che c'è dentro, per sapere cosa fa, per farlo pure noi, per sentirci in essa come a casa nostra, come figli, come proprietari. E questo lo facciamo girando continuamente negli atti, con le conoscenze, come facciamo a possedere se non conosciamo. Quindi l'area delle conoscenze, conoscere come la divina volontà opera, quello che vediamo oggi per esempio, nell'umanità di Cristo, come la divina volontà opera in Maria Santissima, come la divina volontà opera in Adamo Innocente, come la divina volontà opera in tutta la creazione, come vuole operare in ciascuno di noi, sentirci a casa nostra, e quello facciamo girando nella divina volontà. E poi il numero 4, a volte noi il 4 lo facciamo diventare il numero 1, e poi il numero 4 che è conseguenza, è come una specie di torrente che sgorga da un interno pieno zeppo di volontà divina. Qual è il numero 4? Lavorare per farla conoscere, è normale. Non è il numero 1, è il numero 4, nel senso che facciamo tutto insieme, però il vivere nella divina volontà non è lavorare per farla conoscere. Il vivere nella divina, avere lo stesso scopo, volere la stessa volontà, vivere in essa come a casa propria e ovviamente, inevitabilmente, lavorare, operare per farla conoscere. Non potremmo tacere su cosa che è tanto bella, su vita divina che vuole essere vita nostra. E allora noi vogliamo essere allineati con lo scopo divino e ci siamo fusi nella divina volontà, per cui lo vogliamo con la stessa volontà di Dio, e adesso vogliamo entrare, stare in questa divina volontà per esplorare ciò che c'è dentro ed entrare nell'umanità di Gesù e dire: Gesù, vieni a manifestarci la tua passione. Basterà un'ora, dieci, no, non basterà l'eternità. Allora diciamo subito che ovviamente la passione di Cristo è la grande sconosciuta. Il primo approccio con Gesù sicuramente è il crocifisso, no? Possiamo pensare, vedere quanto ci ha amato Gesù, lo vediamo da un Gesù che è crocifisso, con le mani e i piedi chiodati, più che nei miracoli, più che nella potenza, dice: ma quanto mi ami? Anche tra di noi, nell'ambito naturale, come si fa a dimostrare quanto uno ci ama? Quando uno è disposto a soffrire, non quando uno ci fa un bel pranzo, si è capace di farlo, c'ha questa potenza culinaria, lo fa. Ma se comincia a pungerti con uno spillo, dice: ahi, lo faccio per te. Quindi la passione di Cristo è la prima calamita che Gesù ci ha messo per attirarci a Lui. Individuiamo però tre tipi di passione, tre passioni in una, tutto in Dio, uno e trino, tutto in Gesù e uno e trino. La prima passione con cui noi ci confrontiamo, ci avviciniamo, è la passione corporale, ovviamente, le pene che Gesù ha sofferto, in particolar modo negli ultimi giorni della sua vita. Quanti studi anche sulla Sacra Sindone
Dice, mamma mia, come fanno male i chiodi. Ci possiamo avere un'idea, perché sappiamo quanto è brutto sentire il dolore fisico. E se poi vediamo gli studi di quanto è penosa la flagellazione, la coronazione di spine, la crocifissione, allora iniziamo a renderci conto, mamma mia, quanto ci ami. Anche nella Sacra Sindone, no? A quei tempi gli antichi romani facevano flagellare il punito con il flagrum. Più di 40 colpi no, perché sennò ti moriva e poi non lo potevi crocifiggere. In Gesù gliene hanno contati 120, perché era il giorno in cui gli inferi si sono accaniti contro il Figlio di Dio. Allora già non basterà tutta la vita per confrontarci e avvicinarci a Gesù nella sua passione corporale. Però è tutto, no? No. Pensiamo magari che anche in questa Quaresima noi cristiani ci avviciniamo forse soltanto alla passione corporale, questi 5 venerdì di Quaresima, con le Via Crucis, il Venerdì Santo, e poi la passione messa in oblio. Entriamo poi un pochettino più dentro, ma una seconda passione in atto, che è la passione interiore, quella emotiva, le pene interne di Gesù, come uomo, che lui soffriva divinamente, uomo e Dio, l'ingratitudine, il dolore delle anime perse, l'essere tradito, l'essere offeso, le umiliazioni che ha dovuto passare Gesù. Anche qui possiamo avere una sorta di immedesimazione, sappiamo a volte che le pene interne, che non si vedono, sono più dolorose di quelle esterne. È vero. Quante volte dice, ma preferirei rompermi un braccio, ma la perdita di una persona cara, il tradimento di una persona che si ama, le pene interne. E ancora qui, se pensiamo che Dio ama, Gesù ama divinamente tutta l'umanità e ama le anime come parte di sé, immaginiamo il mare immenso della passione interiore di Gesù. È finita la passione di Gesù? Non basterebbe questa per redimere l'umanità. Non basterebbe. Entriamo nella volontà di Dio, dentro Gesù stesso, a iniziare a contemplare, ad inginocchiarci con la nostra anima di fronte alla terza passione di Gesù. Questa terza passione di Gesù non è una passione corporale, sebbene si trasmette al corpo, ovviamente. Non è una passione umana emotiva, non viene inflitta dagli uomini, non ne saremmo stati capaci. Questa passione divina di Gesù è architettata, eseguita, implementata, disegnata da chi? Dalla sua stessa divinità, dal Padre, la passione divina di Gesù. Questa passione divina di Gesù in atto, queste pene inflitte dalla sua stessa divinità in atto, sono pene inimmaginabili. O Gesù ci manifesta, o Gesù in qualche modo ne fa partecipe l'anima per quanto ne è possibile, oppure non ce la possiamo immaginare. Uno dice, ma che sarà la notte oscura dell'anima? No, sono ancora pene umane quelle. Stiamo parlando qui di pene divine. E perché si conosce così poco della passione divina di Gesù? Perché sebbene sia depositata nella Chiesa, sia in atto, con questa passione siamo redenti, unita alle altre due passioni che sono le calamite e i veli che ci chiamano dentro la terza, la passione di Gesù, la passione inflitta dalla sua stessa divinità. Perché si conosce così poco? Perché si conosce così poco fino ad oggi di cosa? Di come la divinità operava nell'umanità di Gesù, di come la sua divina volontà operava nella sua umanità. Questa è una passione che non è che vedo, me l'immagino,
è inimmaginabile, è divina, inflitta dal Padre, sofferta divinamente dal vero uomo e vero Dio. Se noi pensiamo che ogni peccato è un deicidio, ogni peccato è un deicidio. E Gesù ci dice, per esempio, dove c'è la morte del bene, o addirittura il deicidio, si richiede il sacrificio della vita per far risorgere il bene distrutto. Inizio del volume 28. Dovunque c'è la morte di un bene, si richiede per riparare al bene distrutto il sacrificio volontario della vita, per riparare. Allora, se il bene distrutto non è un oggetto, ma è il deicidio, perché ogni peccato uccide in me la vita divina, uccide Cristo che vuole vivere in me. Morì sotto Ponzio Pilato vuol dire morì sotto Marina, sotto Tonino, sotto Loredana, sotto Antonio. Ponzio Pilato è la volontà umana. Allora, come si fa a riparare un deicidio? Già nelle figure bellissime dell'Antico Testamento, tutte quelle prescrizioni che Dio Padre faceva e diceva a Mosè, allora l'offerta la devi fare così, devi sgozzare il toro così, e il sangue lo devi spargere sull'altare, e poi gli agnelli, e poi i piccioni. Era un modo per dire, per quanto possiamo offrire, non basterà mai. L'unico vero sacrificato, l'unico vero offerta che può riparare il deicidio è Dio stesso. E quindi da una parte la divinità in sé è incapace di soffrire, quindi come fa a soffrire? Nel vero uomo, vero Dio, in Cristo. E quindi infligge queste pene divine al Verbo incarnato. D'altro canto, queste pene non possono essere procurate dalle creature. Non ne avremo la capacità, non ne avremo neanche l'inventiva, è impossibile. E poi come faceva Gesù? Come avrebbe fatto a morire tante volte per ogni peccato che è stato commesso, dal primo peccato di Adamo a quello di Caino e a tutti i peccati nostri individuali, fino alla fine dei tempi? Come faceva? Doveva architettare qualcosa. Allora, ritornando a quello che dicevamo prima, possiamo vedere che anche il crocifisso, così come per esempio nella creazione, abbiamo detto 2 mesi fa, vediamo il sole, che è cosa creata, o il fiore, ed è la cosa creata in sé, e abbiamo un'idea, un velo della dolcezza, della bellezza di Dio, della delicatezza, dei profumi. Poi il fiore lo utilizziamo per donarlo, per dare gioia ad un'altra persona, per fare un infuso che ci fa bene. Quindi c'è la cosa creata, lo scopo per cui è stata creata, e c'è l'atto di creare il fiore. Quest'atto è presente, è atto divino. Il fiore passerà, l'atto chiamato fiore non passerà. Allo stesso modo, in maniera, nella divina volontà penante, infinitamente tragica, questa scena che ci presenta la divina volontà, che vuole commuoverci all'amore di un Dio. Il Cristo crocifisso è come fosse l'involucro, paradossalmente, l'involucro, il velo, dice Gesù, le mie pene esterne sono i veli, sono le attrattive, addirittura le chiama sollievi. In confronto a che cosa? All'atto divino della sua divinità che gli infligge morte per ogni peccato di creatura, passata, presente e futura. Ovviamente questa passione divina non è una passione del Venerdì Santo, è la passione che comincia con la incarnazione di Gesù. Sacrificio, olocausto non mi ha chiesto, ma mi hai dato un corpo. Il corpo di Gesù, la sua incarnazione, è la passione. Leggiamo insieme.
Ci sono diversi passi negli scritti dappertutto, ma in particolare alcuni passi che si soffermano e si aprono, iniziano a aprire questo orizzonte infinito della passione divina di Gesù. 19 agosto 1922, volume 14. Le pene che la divinità infliggeva nell'interno di Gesù. Le pene della passione sono ombre e similitudini delle sue pene divine. Trovandomi nel solito mio stato, il dolce Gesù mi faceva subire parte delle sue pene e delle sue morti che soffrì per ogni creatura. Dalle mie piccole pene comprendevo quanto atroci e mortali erano state le pene di Gesù. Onde mi ha detto, a scanso di equivoci, figlia mia, le mie pene sono incomprensibili all'umana natura. Le stesse pene della mia passione furono ombre, similitudini delle mie pene interne. Immaginiamo nostro Signore che è già negletto nel crocifisso. Seppure fossimo in ginocchio davanti a un crocifisso, ancora non avremmo capito niente di quanto Lui soffre per amor nostro. Le pene della mia passione furono ombre e similitudini delle mie pene interne. Le mie pene interne, divine, mi erano inflitte da un Dio onnipotente. Il Carnefice, chi è? È la stessa divinità. Figlio mio, ti voglio morto e morto crocifisso. E nessuna fibra poteva scansare il colpo. Quelle della mia passione erano inflitte da uomini che, non avendo né l'onnipotenza né l'onniveggenza, non potevano fare ciò che si volevano, né penetrarvi in tutte le mie singole fibre. Quindi le pene interne di Gesù sono inflitte da un Dio onnipotente e non poteva scansarsi già, no. Il corpo mi hai dato. Questa passione ovviamente comincia col momento della sua incarnazione. Le mie pene interne erano incarnate, la mia stessa umanità era trasmutata in chiodi, in spine, in flagelli, in piaghe, in martirio, così crudeli che vi davano morti continue. Queste erano inseparabili da me, l'ufficio di Gesù Redentore e l'ufficio delle pene inseparabili dalla sua umanità. Invece, quelle della mia passione erano estranee a me, erano spine e chiodi che si potevano conficcare, volendo si potevano anche togliere. E il solo pensiero che una pena si può togliere è già un sollievo. È una cosa esterna. Invece le pene inflitte dalla sua divinità sono pene che costituiscono la vera la stessa vita della sua umanità. Le mie pene interne, infatti, erano formate della stessa carne mia. Non c'era nessuna speranza che mi si potessero togliere né scemare l'acutezza di una spina e il trafiggermi dei chiodi. Tra l'altro mi viene a questo punto di aprire l'orizzonte della passione divina di Gesù e se pensiamo alla costruzione maestosa, sapientissima degli scritti di Luisa, che è una Gerusalemme celeste, è la manifestazione delle verità della divina volontà, secondo un ordine precisissimo, come comincia il volume 1, con la incarnazione.
Noi chiamiamo la novena di Natale, impropriamente. Luisa non sapeva neanche dove voleva andare a parare Gesù. Dice, mi preparai con una novena di Natale, facendo considerazioni sui 9 mesi che Gesù passò nel ventre, con atti di virtù sempre concernenti il mistero dell'incarnazione. Come per esempio, con il pensiero mi portavo in mezzo alla Santissima Trinità e contemplavo il Padre che mandava il Figlio sulla terra, il Figlio prontamente obbediva alla volontà del Padre, il Figlio, lo Spirito Santo che consentiva e concorreva. La mia mente si perdeva in mezzo a queste, un amore così grande, così reciproco, così forte, e poi l'ingratitudine umana. Poi dice, basta figlia mia, lei ci stava a noi, basta, vieni a vedere un altro eccesso di noi. Quindi Gesù, già agli inizi degli scritti di Luisa, poi Luisa comprende e riceve queste verità, e possiamo anche noi vedere la sapienza infinita con cui Gesù già manifesta come la sua divina volontà operava nella sua umanità. Tant'è vero che si parla poi dell'amore costretto. Non è la pena del piccolo Gesù che sta nel ventre di Maria, sono delle immagini. Ma come facciamo a comprendere se no? L'amore costretto, il terzo giorno, l'amore divorante. Figlia mia, in me ho concepivo tutte le anime, erano tutte concepite in me e volevo divorarle tutte, i mari, gli oceani, i mari immensi del mio amore voleva divorare, ero Dio, dovevo operare da Dio, dovevo divorarle tutte, il mio amore non mi avrebbe dato tregua se non l'avessi fatto. Poi dice, non solo ho concepito l'anima, ho concepito tutte le pene che ciascuna anima doveva soffrire per il peccato. E le ho sofferte io, le ho prese io. Inizia a soffrire la sua passione divina nel grembo di Maria Santissima. L'amore isolato, l'amore prigioniero, l'amore non corrisposto, l'amore mendicante, l'amore agonizzante, gli eccessi di amore nella incarnazione del Verbo. Le mie pene interne furono tali e tante che le pene della mia passione le potrei chiamare sollievi e baci. Sollievi e baci che davano le mie pene interne. E unendosi insieme davano l'ultimo attestato del mio grande ed eccessivo amore per salvare le anime. Sollievi e baci. Le mie pene esterne erano voci, voci, che chiamavano tutti ad entrare nel pelago, nel mare, nell'oceano delle mie pene interne per far loro comprendere quanto mi costava la loro salvezza. E poi dalle tue stesse pene interne, quelle che Gesù comunica a Luisa, comunicate da me, puoi comprendere in qualche modo l'intensità continua delle mie, perciò fatti coraggio e l'amore che a ciò mi spinge. Quali sono le pene interne che sono il proxy della sua pena divina che lui comunica a Luisa? Questa pena di Luisa che è la grande sconosciuta, che è la pena che più si avvicina alla pena di Gesù, alla pena, perché è pena divina, lo dice. La pena della privazione. Della privazione. La pena divina di Gesù, inflitta dalla sua stessa divinità, è la pena del vero uomo e il vero Dio che si sente separato. Non ci saranno mai parole per potere. Siamo balbettanti, si sente separato dalla sua stessa divinità, si sente disprezzato, accusato dalla sua stessa divinità. La pena più grande della mia vita, che pur essendo vero uomo e vero Dio, nelle pene mi sentivo separato, era da solo. Lui si è fatto peccato, lui si è sentito colpevole di ciascun peccato. Lui faceva ribrezzo alla sua divinità, pur essendo, era vero uomo e vero Dio.
Cioè, se cerco un'altra locuzione per esprimere questo, non potrei esprimerlo meglio. Allora, noi stiamo in questa divina volontà e diciamo Gesù. Non possiamo comprendere, però la riceviamo, la prendiamo come nostra. Questo è quello che possiamo e che dobbiamo fare. Prendere le pene interne di Gesù come nostre e offrirle. E questa è la moneta che circola, che redime il mondo. 74 milioni, trilioni di crocifissioni, tradimenti e insulti non sarebbero stati sufficienti a pagare per il deicidio commesso da ogni peccato, di ogni creatura, fino alla fine dei tempi. Allora questo, più che spavento, ci deve dare gratitudine. Gratitudine e desiderio di prendere, anche se non lo possiamo comprendere appieno, a meno che Dio non lo manifesti, come a Luisa. Prendere questi atti perché sono nella divina volontà. Se sto fuori della divina volontà, vedo il crocifisso, mi immedesimo con Gesù tradito da Giuda, dai suoi, da me. Ma che ne so delle pene che il suo padre gli infliggeva? Queste pene però stanno dentro la divina volontà. E Gesù arde dal desiderio di comunicarcele come nostre. Io sto soffrendo un piccolo mal di denti e Gesù gli dà il valore di una pena divina. Perché la pena non sta in nostro potere. Sono molto contenta di stare qui. Quando soffriamo non sta in nostro potere. Però qualsiasi pena soffriamo, se la prendiamo, se la riceviamo, se la fondiamo, la uniamo alla pena divina di Gesù, Gesù può ripetere per tutta l'umanità, nel tempo e nell'eternità, gli effetti delle sue pene divine. E che cosa utilizza? Un mal di denti. Addirittura Gesù dice a Luisa: nella mia volontà le tue pene sofferte stanno sempre in atto, quindi anche se non soffri adesso, puoi prendere le pene che hai sofferto in passato e continua a offrirle. Non le tenere per te queste pene, mandamele sulla croce, unite alle mie, per farle circolare per tutta l'umanità, per tutti i tempi, per tutte le generazioni. In questo modo la passione corporale, emotiva, divina di Gesù si riattualizza. È chiaro, noi compensiamo per quello che manca all'umanità di Cristo, non perché gli manchi qualcosa, ma perché ha bisogno di un'umanità. E quindi per prenderle queste pene come nostre, dobbiamo entrare nella divina volontà. E con questa consapevolezza, con questa conoscenza, non intenzione, ma con questa volontà, mettere in circolo, come al banco, dice Luisa, no? Le pene di Gesù e applicarle per tutti. Questo per esempio è il fare le ore della passione, altro che pio esercizio, altro che devozione. E questo faceva Luisa. E siccome Luisa è la capostipite della terzo fiat, della terza opera divina, che è la santificazione secondo il come in cielo così in terra, e lei il prototipo di questa santità, lei ha dovuto ricevere tutto, fare tutto per tutti, e quindi soffrire, mettere questo concime divino al regno della divina volontà, che sono le sue pene, le pene di Luisa, sofferte divinamente. E questa è la pena della privazione. Così come Gesù, pur essendo unito al Padre, uno con il Padre, si sentiva separato dal Padre, perché questa è la pena che poteva soddisfare il Padre per la separazione volontaria delle anime che si staccano con il peccato. È l'unica riparazione possibile. Pure Luisa, per far scendere non la redenzione ma il regno della divina volontà sulla terra, unita a Gesù, fusa in Gesù, vive di Gesù, a spese di Gesù, dentro l'umanità di Gesù, eppure
si sente separata da lui. Questa è la pena della privazione di Luisa. Oltre lei dice, sono pene divine. Solo a questa pena si può chiamare pena. Non la pena delle sue partecipazioni alle pene corporali di Gesù, non le umiliazioni, non lo stare a letto per 40 anni, non l'essere soggetta a tutte queste... Solo questa si può chiamare pena. Dice, se, come le pene del purgatorio, poi dopo fa, no, è più del purgatorio. No, no, sono come le pene dell'inferno, no, più dell'inferno. Perché l'anima all'inferno rifiuta Dio, è separata ma rifiuta Dio. Immaginiamo un beato del cielo che venisse sbalzato fuori dal paradiso. Ecco, quindi anche grande rispetto, grande riverenza per le norme di Luisa, come Gesù ci dice, quando conosceranno come vuole operare la divina volontà nella creatura, per questo il volume 1 è quasi un mistero, perché non sappiamo ancora niente della divina volontà quando si inizia a leggere il volume 1. Si leggono tante circostanze, tante difficoltà, ma quando iniziamo a capire come la divina volontà opera nella creatura, come vuole operare in Luisa, come opera in lei, dice, allora le creature conosceranno le tue norme, le tue pene, il tuo modo di vivere, il tuo operare. Luisa umanamente resta trasparente, neutra, non è attraente, non è carina, non c'ha tante fotografie, non ha una vita che possiamo copiare come modello, zero. Possiamo comprendere Luisa soltanto se entriamo nella divina volontà e cominciamo ad operare in essa e a ricevere la divina volontà operante nella creatura, perché questo è quello che è Luisa, è l'opera, è la divina volontà operante nella creatura. Questa opera si chiama Luisa, capostipite di questa santità. Mi viene di pensare allora, il Gesù Redentore, quanto poco è conosciuto, quanto poco lo conosco. Non solo, ma quel poco che si conosce di Gesù, lo conosciamo come il Gesù Redentore. Tant'è vero che a volte interpretiamo questa frase, felice colpa, perché con il peccato, è venuta la redenzione, è venuta la incarnazione. In realtà però non è così. Diciamo che l'opera della redenzione, il Gesù Redentore, è quello che il Verbo incarnato ha dovuto fare a causa del peccato originale. Ma c'è tutta un'altra opera che viene ancora prima della redenzione e che è il compimento stesso della redenzione, che è l'opera di glorificazione. Noi conosciamo il Gesù Redentore, ma poco o nulla conosciamo del Gesù Glorificatore. Che cosa vuol dire questo? Che Gesù, peccato o non peccato, lui è venuto a divinizzare ogni atto umano. Come poteva Adamo, e sto parlando di Adamo innocente, non di Adamo peccatore, come poteva Adamo innocente fare atti nella divina volontà? Oppure, a immagine di chi è stato creato Adamo? Gli atti di Adamo fatti nella divina volontà sono atti animati da una volontà divina che opera in una umanità, ma il modello di questi atti doveva essere fatto ed è fatto in chi? Nell'uomo Dio. Allora, prima ancora di redivere, Gesù glorifica, santifica, divinizza ogni atto umano. Questa è una considerazione importante, per quanto entriamo velocemente in questo, per comprendere come
l'incarnazione di Gesù è indipendente dal peccato. Se non ci fosse stato il peccato originale, molti possono pensare, dice, vabbè, non c'era bisogno che Gesù si incarnasse. Per questo dico, conosciamo solo il Redentore, conosciamo Gesù che viene a riparare per il peccato, a salvarci. Ma se vogliamo vivere nella divina volontà, in chi troviamo, e sono sospesi nella sua umanità, in chi troviamo la versione divina della nostra vita? In Gesù. La redenzione è stato un lavoro aggiuntivo, che ovviamente deve essere conosciuto prima. Come possiamo entrare nella divinità di Gesù e ricevere la vita divina di Gesù se viviamo nel peccato, se non riceviamo la sua grazia santificante? Allora, pensiamo all'incarnazione come il primo atto che la divina volontà compie ab eterno. Diciamo, il primo atto è stato il Fiat Lux, il cielo, la terra. Ma per chi è stato creato il cielo e la terra? Per chi? Per lui, in vista di lui. Lui è il, dice i Colossesi, il primo frutto. Per lui tutto è stato creato. L'immagine del Dio vivente. E quindi Gesù è venuto dentro la sua umanità. Questa è l'opera nascosta di Gesù, è l'opera della glorificazione in cui lui santifica, divinizza e glorifica il Padre per ogni creatura. Pertanto, nella divina volontà, l'atto primario, l'atto primo ad extra della divina volontà, qual è? L'incarnazione del Verbo. Al principio era il Verbo, era il Verbo, era con Dio, il Verbo era Dio. Ma la seconda persona della Trinità, perché la chiamiamo Verbo? Perché Giovanni la chiama Verbo? Volume 6 di Luisa, Verbo vuol dire manifestazione, comunicazione del divino all'umano. Se il Verbo non avesse preso carne, non ci sarebbe stato nessun modo per unire la divinità all'umanità. Le opere di Dio ad extra sono opere che escono fuori di Lui per trasmettere tutto se stesso a queste opere, per ricondurle, per ricevere un altro se stesso dalle sue opere. Pertanto il primo autore di questo è Cristo. Per lui è stata creata la palestra del creato, per lui è stata creata la creatura. Adamo innocente passeggiava con Cristo, con il Verbo incarnato, al fresco della sera e riceveva le conoscenze addizionali della sua divinità, della divina volontà. Poi con il peccato Adamo si è fermato e Gesù dice adesso Luisa tu devi riprendere da dove Adamo si è fermato. Quello che ti sto manifestando è quello che non ho potuto manifestare a lui. Quindi incarnazione atto primo. Incarnazione è atto centrale. Perché atto centrale? E il Verbo si fece carne ed abitò in mezzo a noi. Nel senso che è l'atto primario, senza il decreto dell'incarnazione, non esiste la creazione. Perché creare? Per Lui. E noi siamo creati in Cristo per il Padre. Atto centrale perché Gesù è venuto in mezzo a noi, in mezzo ai secoli, in mezzo ai tempi, in mezzo alla carta geografica, in mezzo al mondo, in mezzo alle generazioni, è entrato. Lui è il modello, il vincolo, il rimedio, atto centrale. L'incarnazione è anche atto necessario, atto primo, atto centrale, atto necessario. Perché senza il Verbo incarnato non è che noi non siamo redenti, noi non siamo. Diciamo nel Credo ogni domenica, per noi e per la nostra salvezza discese dal cielo. Dov'è il peccato? Per la nostra salvezza. Però c'è anche quell'altra locuzione, per noi discese dal cielo.
se non ci fosse stato il peccato originale. Quindi, iniziando a parlare della passione di Gesù, dalla passione corporale siamo entrati nella passione interna, emotiva. Queste calamite ci hanno portato dentro la passione divina. E quindi abbiamo iniziato a conoscere, a vedere qual è veramente l'opera divina della redenzione di Gesù, che soffre una morte reale per ogni peccato di creatura. Poi però abbiamo fatto un'altra considerazione per dire quanto è poco conosciuto il Gesù Redentore, ma quanto è poco conosciuto Gesù, perché Gesù non è soltanto il Redentore, ma è primariamente il glorificatore. Allora tutto questo possiamo iniziare a scalfire, ad entrare nell'oceano del mare immenso della sua redenzione per conoscere e ricevere i frutti della redenzione. Soltanto se entriamo nella divina volontà, e nella divina volontà troviamo appunto il Gesù glorificatore, che non soltanto ci salva e ripara, ma divinizza ogni atto umano, con peccato o senza peccato. C'è un'espressione che qui mi pare 2 mesi fa, no, Tonino, a proposito del rifare gli atti, quindi diceva ogni atto umano, c'è scritto in un volume, che non sia fatto nella divina volontà non è mai perfetto, non è mai puro. E quindi che fa? Deve essere purgato. Aspetta il suo purgatorio. Ogni atto umano fuori dalla divina volontà deve essere purgato. Deve essere divino, deve ricevere l'opera del glorificatore. Anche l'atto buono. Non purgato, ma confermato. Per questo gli atti umani, che cosa vuol dire rifare gli atti? Sono tutti fatti in Gesù. Tutti gli atti fatti in Gesù, ma gli atti delle creature, quelli santi, comunque devono essere confermati, devono ricevere l'innesto della divinità. Allora, mentre un atto santo umano viene confermato nell'ingresso in paradiso, nel senso che non può entrare atto umano, deve essere ricevere il suggello del corrispondente atto divino di Gesù. Stiamo parlando di atti santi, buoni. Invece, che cosa vuol dire? L'atto nella divina volontà fatto in terra riceve questa confermazione già sulla terra. L'atto umano fuori della divina volontà, per essere atto immenso, eterno, deve ricevere il suggello, deve essere sostituito, rifatto, confermato dall'atto di Gesù. Questo avviene alle soglie dell'eternità. Mentre un atto fatto nella divina volontà sulla terra, e questo è il prodigio più grande di tutta la creazione, è santificato già sulla terra. Che vuol dire santificare? Lo so, quasi con obbligo di gratitudine mi viene da citare questa persona, che è il Don Pio Abresh, il figlio di Federico Abresh, che adesso è defunto, santo sacerdote, che celebrava messa alla Balduina a Roma fino a pochi anni fa. Una volta con una sorella. A Roma? Sì, andammo alla questa santa messa. Don Pio Abresh fece un'omelia che non mi posso mai più dimenticare. E spiegò che cosa vuol dire santificare. Sanctus, la radice è la stessa del verbo sancire, cioè fissare, eternizzare. Allora, un atto fatto nella divina volontà sulla terra viene già confermato come atto divino, atto pieno, atto eterno, atto sancito, fissato, santificato sulla terra. Per questo non ha bisogno di essere purgato. Questa è la differenza. Questa è l'opera della santificazione, come in cielo, così in terra. Cioè santificare, sancire, dice Gesù negli scritti, eternizzare gli atti che noi facciamo nel tempo e nello spazio, vengono già eternizzati qui. Cioè come viene fatto? Viene fatto nell'ambito dell'eternità. Viene preso da dentro a Cristo
e resta nell'ambito dell'eternità e si dà a tutti. Per definizione, essendo atto divino, si comunica a tutti. È universale, è onnipotente, è infinito, è immenso, è eterno. Immaginiamo che opportunità abbiamo. E le nostre pene, il mal di denti di cui parlavo prima, non so perché mi è venuto sto mal di denti. Sofferto nella divina volontà. Ci innestiamo dentro le pene divine che Gesù riceve, sono in atto perché Gesù è la vittima eterna. Sono in atto queste pene, le prendiamo e diventano atto mio eternizzato che circola per tutti, per il tempo e per l'eternità. Poi ovviamente gli atti cattivi, gli atti non buoni, è chiaro che ognuno aspetta il suo purgatorio. Mi piace, non so quanto, ho avuto opportunità di leggere il volume 7, dove succede che muoiono i genitori di Luisa. Prima muore la mamma e poi muore il papà. Mamma, santa donna. E Luisa dice, ma quanto ha dovuto penare, e tutte le umiliazioni, e sta figlia che non mangiava, e così, eccola, e dice, ma questa si vuole far credere santa, e tutte le calunnie, e tutti i problemi. Santa dice, quanto ha dovuto penare, Gesù, guarda, io, se tu non te la prendi con te in paradiso, io non... Dice, va bene, allora, Gesù accetta, e lui si inizia a soffrire, tanto è vero che piangeva, perché si deve purgare, la purgazione, la conferma degli atti della mamma. Il purgatorio in terra l'ha fatto Luisa per la sua mamma. Tant'è vero che lei piangeva, diceva, ma le persone mi guardano, pensano che io adesso sono così attaccata alla mamma che sto piangendo, dice, mamma mia, si è distratta. Dice, ma a me di questi tribunali umani non me ne importa. Lo sa Gesù, tanto ha fatto, tanto ha detto, che la mamma le appare e dice... Pur non essendo nella pienezza della beatitudine, stava nel paradiso dell'umanità di Gesù. Come vedete, anche nel paradiso, prima di entrare nella pienezza della divinità, c'è il porto, la baia, che è il paradiso dell'umanità di Gesù. Ci possiamo rendere conto di che cosa vuol dire, perché per entrare nella divinità, per forza dobbiamo passare per l'umanità di Gesù. E allora la mamma, grazie a tutte le riparazioni fatte da Luisa e i suffragi dentro la Divina Volontà, si trovava nel paradiso dell'umanità di Gesù, alle porte della piena luce della divinità. Pertanto l'atto, prima di andare nella Divina Volontà in cielo, o deve essere confermato, o deve essere purgato e quindi confermato, oppure vuole essere condannato. Queste sono le tre opzioni, no? Mi pare che era quello il passo a cui ti riferivi. Volevo chiarire proprio questo. E quindi rifare gli atti, vuol dire entrare dentro la passione divina di Gesù, prendere le sue pene divine come nostre e tutti gli atti della sua umanità, non solo come redentore che redime, che salva, ma come glorificatore che divinizza. Quindi prendere tutto l'operato della umanità di Gesù come nostra. Allora, l'operato dell'anima che vive nella divina volontà sulla terra è proprio quella di fare questi atti che sostituiscono gli atti anche di queste anime, ma pure delle anime di coloro che hanno voluto perdersi eternamente. Ma siccome c'è sempre speranza fino a che siamo in terra, gli atti fatti nella Divina Volontà, uniti alle pene, agli atti di Gesù, hanno anche la potenza, il potere di disporre le creature. Come per dire, Gesù dice, quanto ti deve questa creatura, Padre? Mi deve 100, pago io. Eccoti. E questa quanto ti deve? 25. Tieni. E questa quanto ti deve? 1 milione. Padre, pago io.
E Gesù ha fatto così per te. Allora, unirci a questo operato di Gesù vuol dire fare circolare questa moneta divina e pagare per tutti, di modo che anche l'anima, con il suo debito pagato, può ricevere quel lume, quella misericordia, quella disposizione per volersi salvare. E quindi tutti gli atti nella Divina Volontà hanno efficacia. E quindi rifare quelli difettati e confermare quelli santi, cioè sancirli, eternizzarli già sulla terra. Ecco che da un crocifisso noi entriamo dentro questa Divina Volontà e troviamo le pene divine di Gesù, quindi la sua opera di Redentore, e poi necessariamente a questa si unisce l'opera di Glorificatore, perché quando riceviamo l'opera della redenzione dice: adesso ti posso dare lo vero scopo della mia incarnazione, cioè quello di portarti al Padre, di divinizzare tutto te. Penso che abbiamo ancora 5 minuti, e in questi 5 minuti possiamo fare qualche considerazione, per esempio sull'arma potentissima che abbiamo, che è quella di fonderci nella Divina Volontà e di ripetere la passione in atto di Gesù tramite le ore della passione. Perché è importante considerare questo. Le ore della passione non sono il libro magico di per sé. Le ore della passione hanno efficacia nella misura in cui noi facciamo questi atti nella Divina Volontà. Dice Gesù: se le faranno insieme con me e con la mia stessa volontà, ad ogni parola che reciteranno, gli darò un'anima, perché tutta la maggiore o minore efficacia di queste ore, tutta la maggiore o minore efficacia di queste ore della passione sta nella maggiore o minore unione che hanno con me. E facendole con la mia volontà, la creatura si nasconde nel mio volere. E agendo il mio volere posso fare tutti i beni che voglio, anche per una sola parola. E questo ogni volta che lo farete. Quindi la conoscenza, la consapevolezza che entriamo nel mare immenso delle pene divine di Gesù, anche se noi ripercorriamo le ultime 24 ore, in realtà entriamo in tutti gli atti interni della passione di Gesù, cioè nella sua volontà che per ogni pena sostituiva, ripagava, pagava, chiedeva misericordia, consolava, istruiva. Dice Gesù: il ripetere la mia passione in atto nella creatura differisce da chi solo pensa e compatisce le mie pene. Compatire le pene di Gesù è già cosa bellissima, è già cosa nobilissima. Quello è un atto in cui la creatura mi fa compagnia, io sento la buona intenzione della creatura, ma sta fuori, non entra dentro questa passione in atto. E questo lo possiamo fare comunque. La Via Crucis comunitaria, piuttosto che le nostre sofferenze personali, piuttosto che le ore della passione, entrare nella Divina Volontà e prendere possesso di questi atti di Gesù e ripeterli in atto dentro di noi. Si mette al mio posto per ripetere le mie pene e io sento ridarmi gli effetti, il valore di una vita divina. Invece il pensare alle mie pene e compatirmi è la sola compagnia che sento della creatura. Ma sai tu in chi posso ripetere le mie pene in atto della mia passione? In chi ha come centro di vita la mia volontà. Mi viene per esempio, no? Tutte le opportunità che noi abbiamo di considerare la passione di Gesù, tipo
il recitare la coroncina della Divina Misericordia. Entriamo, fondiamoci, confermiamo il nostro atto di entrare nella Divina Volontà. E con questa potenza, con questa conoscenza, passare queste pene una per una, idealmente nella memoria. Mettiamo in esercizio la nostra memoria, il nostro intelletto, la nostra volontà, le 24 ore della passione. Gesù, ti amo mentre saluti la mamma. Gesù, ti amo mentre piangi su Gerusalemme e ti avvia al cenacolo. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia del mondo. Gesù, ti chiedo misericordia. Gesù, nella istituzione dell'Eucarestia, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Gesù, ti avvii nell'agonia, nell'orto, la prima ora di agonia, la passione dell'amore, qua parliamo della passione, la seconda, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Se pensiamo che lo diciamo 50 volte, per ogni due volte possiamo ripercorrere e mettere il nostro atto, la nostra corrispondenza per un'ora della passione. Dice il tutto, dice Luisa, tutto il bene che ho ricevuto è proprio quello di mettermi a ripetere e a ruminare la passione di Gesù dentro di me. Ovviamente non abbiamo molto tempo, però un'ultima considerazione per dire che tutto quello che noi diciamo e si riferisce a Gesù accade in Maria Santissima. Accade in Maria Santissima. Lei è l'immagine, è la realtà, la realizzazione perfetta di un'anima crocifissa. Crocifissa alla volontà del Padre. Dal momento del suo concepimento fino alla sua assunzione. E continua ad essere. Pertanto, ecco, nella Chiesa noi diamo per scontato il concetto di Sacro Cuore, Cuore Immacolato, perché sono magari delle devozioni che sono iniziate tempo fa, addirittura centinaia di anni fa. A volte pensiamo a queste immagini quasi un po' romantiche. Ma che cosa sono uniti? I cuori di Gesù e Maria o la volontà? Dice una persona che scriveva a Luisa, dice, ma questo regno della Divina Volontà non è il trionfo del cuore, certo, il trionfo del cuore immacolato, il trionfo del Sacro Cuore, senz'altro, ma dice, il cuore è un muscolo, che cos'è il povero cuore se non ci fosse una volontà che anima gli atti di cui il cuore si fa strumento? Povero cuore! Allora possiamo comprendere l'unione tra Gesù e Maria, ancor più che la Chiesa ci ha dato, come ci dà i veli che noi vediamo esternamente, vedere questi due cuori che palpitano insieme. Ma in realtà è la volontà di Maria che è unita alla Divina Volontà, che è la stessa volontà di Gesù. Se poi pensiamo che la maternità divina di Maria vuol dire che in lei, in Maria Santissima, si trova l'atto generatore di ogni atto dell'umanità di Gesù. Così come eternamente il Padre genera il Verbo, ad extra sulla terra, nel tempo e nello spazio, ad extra, l'atto generatore del Padre nei confronti del Verbo, costante, eterno, è depositato in Maria. Pertanto in Maria si trova anche non soltanto la generazione dell'umanità di Gesù, ma si trova la generazione di ogni suo atto e di ogni sua pena. Per questo Maria lo sentiva. Erano atti che passavano attraverso la sua maternità, li doveva generare. Per questo in ogni istante ti diceva, ti voglio morto e morto crocifisso. Questo a me mi fa un effetto diverso dei cuoricini che battono insieme. È l'atto generatore di una volontà divina, è la maternità divina di Maria che si espleta in ogni atto di Gesù. Facciamo il caso che Maria avesse partorito Gesù e poi dice,
figlio mio, ho messo al mondo il Redentore, questo mi sono fatta strumento, adesso me ne torno a Nazareth, vado, me ne torno da mia cugina Elisabetta, basta. Maria smette di essere Maria. È finita la redenzione. Perché? Perché ogni atto di Gesù, del Verbo incarnato, trova la sua generazione in Maria Santissima. E questa è la maternità divina di Maria. Per questo Maria forma un'unica connessione, un unico vincolo insieme a Gesù. Pertanto possiamo immaginarci come le pene di Maria, lungi dall'essere, come dicevamo già 2 mesi fa, le 7 spade o le 70 spade, sono il riverbero, il riflesso, la generazione di tutte le pene del figlio suo, nel suo cuore immacolato. E questo lei è regina dei dolori. Chi è regina dei dolori vuol dire che li ha provati tutti, li possiede tutti e può amministrare a tutti i frutti di questi dolori. Non c'è regalità senza il possesso, la conoscenza completa. Pertanto chiediamo a Maria Santissima di prenderci per mano e di condurci, continuare questa Santa Quaresima, questi atti interiori che abbiamo iniziato questa mattina e continuiamo sempre, di tenerci immersi nel mare dei suoi dolori e immersi nei mari della passione di Gesù, per poterli ripetere in noi e metterli in circolo a bene di tutte le creature. Adesso facciamo.